di campionato Lega 2 ad Ecco Gold in campo ancora questa sera, sempre la Novi Più Casale, questa sera opposta alla Fileniesi, un'altra super classica del secondo campionato italiano di pallacanestro. Come sempre al mio fianco Paolo Panza, a cui do una buona serata. Buonasera Alessandro, buonasera ai nostri ascoltatori. Partita delicata, partita da vincere. La Novi Più, con prestazioni anche buone, non è più riuscita a sbloccarsi dopo l'unico successo interno conquistato ai danni di Capo d'Orlando, allenato da Pozzecco. È una squadra giovane quella di Casale, lo sapevamo, una squadra destinata inevitabilmente a soffrire viste quelle che erano le prospettive e le prerogative a inizio campionato. Io voglio sottolineare ancora una volta che gli appassionati, i tifosi, non devono dimenticare assolutamente la data del 23 giugno, se non sbaglio, sì, data in cui sembrava che il basket a Casale fosse finito. Non è stato così, grazie allo sforzo di tanti, per cui ora è il momento di difenderlo. Questa squadra sta facendo del suo meglio, è chiaro che l'impianto tecnico del roster a disposizione di Giulio Griccioli non può essere paragonato ai roster a cui eravamo stati abituati negli anni passati, ma è una squadra giovane, una squadra che si sta impegnando, una squadra che merita sicuramente l'affetto del pubblico, una squadra secondo me destinata a crescere col passare del tempo, visto che ci sono giocatori che devono recuperare, giocatori importanti che devono recuperare fisicamente, come Capitan Martinoni, come Bruttini, e ci sono giocatori giovani come Fal, come Amato, come Giovara, che possono, devono sicuramente crescere. L'unico pericolo che posso vedere è il fatto che se non arriva qualche vittoria uguale iniezioni di fiducia, la squadra giovane può anche un po' avvitarsi su se stessa. Per questo dico che la partita di questa sera, molto difficile tecnicamente, la analizzeremo, ma è una partita da vincere. Partita molto complicata, mentre parlavi giustamente di lo sforzo fatto quest'estate, mi è venuto spontaneo girarmi alle nostre spalle lo striscione, riaccendiamola, che campeggia qui a Pallaferraris, segno insomma che deve essere un po' un totem, un'icona da sempre da rispettare, per ricordarsi anche di quanto sia importante quanto è stato fatto quest'estate, così come a giugno la Junior riuscì alcuni anni fa a vincere con una cavalcata magistrale il campionato di Lega 2 e impadronirsi della possibilità di giocare una stagione nella massima serie, poi con tutti gli annessi e connessi e con la sfortuna di quella stagione. E così è anche importante appunto ricordarsi di quanto fatto quest'estate per salvare la Junior e per godersi queste 15 più 15 partite esterne, comunque, come dire, di grande basket a Casale, indipendentemente dai risultati finali. Chiaro che poi si diventa anche tifosi, è giusto anche vivere, come dire, gli alti e bassi di una stagione, le cose positive e le cose negative, anche, come dire, da mettere in conto la possibilità di deprimersi un po' quando le cose non vanno granché bene. Però questa sera ad esempio i casalesi possono godersi un'altra partita di secondo campionato di basket in Italia, e questo comunque è un grandissimo risultato rispetto a quanto si poteva su quanto poteva succedere quest'estate prima dello sforzo di Casale e dei casalesi. Partita che dicevamo molto molto importante e molto delicata, perché davanti alla Junior, al cospetto della Junior, c'è una squadra e c'è un totem che è Michele Maggioli, giusto per dire il nome più altisonante di questa formazione, insieme forse a Goldwire. Non dimentichiamo anche Mason Rocca, no, che in quanto a totem non è secondo nessuno, certo, ex nazionale, sì, più Goldwire, miglior marcatore della serie. Partita iniziata, a te Alessandro. Sì, andiamo subito in diretta con un recupero da parte di Martinoni, che questa è un'altra novità, sottolineare insomma come la crescita anche fisica dei lunghi rossoblù sta continuando. Bruttini e Martinoni finalmente a comporre il duo per Casale titolare. Ora subito Jackson a fare una buonissima cosa sotto canestro, primo canestro di Casale, finora abbiamo visto solo cose belle. Sì, un buon recupero in difesa con una collaborazione difensiva, un bel gioco spalle a canestro di Jackson, due punti, e vediamo Casale molto molto aggressiva con raddoppi all'altezza della linea di metà campo. Un tiro sbagliato dai Maggioli, ora tiro semplice, altro pallone controllato da Casale. Vediamo se si mette in ritmo anche anche Dillard, scarica un buon pallone per Martinoni, sbaglia la tripla quasi frontale Martinoni, 2-0 il punteggio dopo un minuto.
Jesi che ha vinto 3 partite in questo inizio di campionato con 3 sconfitte, 3 partite se non sbaglio tutte fra le mura amiche, quindi anche lei alla ricerca comunque di punti pesanti e per dare una scossa al suo cammino on the road. Casale che ha vinto, abbiamo detto, solo in casa con Capo d'Orlando, è chiamata a un bis al più presto, anche perché domenica prossima fra l'altro c'è una partita molto sentita come il derby con Biella. Sbaglia intanto una tripla Casini, c'è un buon rimbalzo d'attacco per Martinoni, Martinoni subito molto bene. Molto bene Martinoni, buono questo attacco di Casale contro la difesa di Jesi che è necessariamente a zona, una 3-2 per cercare di sfruttare i centimetri, ma Casale sta attaccando bene, 2 buoni tiri aperti, sbagliato l'ultimo di Casini, ma buona reazione a rimbalzo da parte di Martinoni. Santiangeli, Jukic chiudono il quintetto di Jesi insieme ai già citati Rocca, che va a siglare ora il primo canestro della partita di Jesi, 4-2 insieme a Goldwire e Michele Maggioli, sicuramente l'asse play pivot in questo caso è davvero di quelli importanti. Palla persa da Casale con uno scarico un po' difficoltoso che ha coinvolto poi Jackson, che non ha potuto fare altro che poi rimetterla in campo, ma aveva già pestato la linea. Brutta palla persa per un non buon passaggio di Dillard. Casale che sta difendendo molto alto, sta difendendo pressando praticamente Jesi nell'altra metà campo e andando a chiudere con raddoppi quando il palleggiatore sospende e arresta il palleggio. Ora c'è un fallo che ferma l'attacco di Jesi con Goldwire che andrà a rimettere in campo dopo aver subito il primo fallo della sua partita. 7 minuti e 47, Goldwire attacca la difesa rossoblu, poi si arresta, c'è ancora una azione ragionata che coinvolge Mason Rocca, scarica fuori per Santiangeli, tripla di Marco Santiangeli, giocatore golden boy, diciamo, marchigiano, tante stagioni per lui nella sua Jesi. 5-4 intanto Jesi che sorpassa, con Bruttini che va ad attaccare forte Maggioli, ma la stazza di Maggioli non permette a Bruttini di prendere un tiro decente, ma Bruttini che ritornando in difesa quasi senza accorgersene procura una bella palla recuperata. Sì, Dillard si arresta e tira un buon tiro come scelta, poi però non va a segno. 5-4 sempre, sono passati 3 minuti in questo momento nel corso del primo quarto, palla fuori per Maggioli. Maggioli dall'alto della sua altezza è praticamente un playmaker aggiunto, come sempre, come nella sua carriera ha sempre fatto. Queste letture sue possono essere importanti. Palla ancora recuperata da Casale che ha avuto un ottimo avvio difensivo. Maggioli non vuole sprecare un fallo, allora Dillard può andare fino in fondo. Canestro del 6-5, sempre delle buone difese da parte di Casale. Sta difendendo bene Casale, anche prima non siamo riusciti a raccontarlo, ma una stoppata addirittura di Bruttini su Maggioli. Purtroppo la palla è stata poi recuperata da Mason Rocca che ha trasformato. Ora Mason Rocca ha un tiro dalla media che non è sicuramente il suo pezzo forte, non va a canestro, c'è una palla ancora bene spinta da Dillard, molto bene Martinoni, subito coinvolto bene, 8-5. Ma tutto nasce dalla difesa, da questi raddoppi sul pick and roll. Jesi continua a cercare di forzare il pick and roll, ha già perso 3 palloni in questo modo. 6 minuti da giocare, 8-5, Casale che ha giocato davvero bene in questo avvio di partita, pochi errori e buonissime difese a limitare gli spauracchi della formazione di Jesi. Ora ancora una buona difesa di Casini che costringe a un complicatissimo scarico Santiangeli. No, qui ci sarebbe da annullare un canestro, secondo me è arrivato molto fuori, invece comunque cominciamo a dire 8-7 il punteggio, c'è un canestro però che viene convalidato, un po' dubbio. Canestro di Maggioli allo scadere dei 24, a me sembrava che il tabellone luminoso si fosse già illuminato, appunto, segnalando i 24 secondi, non sono così di questa opinione gli arbitri. Martinoni ancora, un tiro un po' corto, questa volta un po' fiacco, non ha avuto spinta dalle gambe e allora non va a segno il giocatore di Varese, in forza Casale, capitano di Casale da ormai qualche mese, dopo delle buone stagioni già passate nella Novi più Casale. Ora una zingarata vera e propria da parte di Santiangeli, che è sicuramente il migliore, scusate Jukic però, Jukic, mi sono confuso, primo canestro per lui, Santiangeli invece va siglato la tripla in precedenza. Palla Dillard per Martinoni, Martinoni va a cercare un contatto e lo trova, è un fallo buonissimo trovato sotto canestro perché è un fallo fischiato a Maggioli se non vado errato. Sì, ci saranno 2 tiri liberi per Martinoni, Martinoni ha effettuato un bel taglio verso canestro, avrebbe potuto arrestarsi e tirare libero, invece è proprio andato a cercare il fallo, ma Maggioli era quasi fermo con le mani alte.
un buon fallo subito da Capitan Martinoni, che può andare in lunetta con i due liberi. 4 minuti 53, questo è quanto recita il tabellone, 9 pari il punteggio, equilibrio fra le due squadre, anche se Casale potrebbe romperlo a brevissimo con il secondo libero, così è. 19. Vedremo adesso dopo i tiri liberi la pressione di Casale con questa zone press che viene riproposta da Griccioli tante volte dopo i liberi realizzati. Scivola il Jukic, rimane comunque possesso di palla la Fileniesi, sì. Goldwire, uno scarico per Maggioli, Maggioli mette i piedi a posto, poi scarica ancora fuori per Jukic, Jukic scarica anche a sua volta e c'è comunque una buona lettura di Casale che si stringe molto, recupera un altro pallone. Casini per Bruttini, Bruttini scarica per Martinoni, ancora un jump di Martinoni da una buona posizione, non trova il canestro, innesca il contropiede, Goldwire scarica fuori, c'è un'altra deviazione della difesa di Casale molto presente che permette alla Junior di non incassare un canestro. 19, comunque davvero al di là della brillantezza dei giocatori iesini, ancora delle buone difese da parte di Casale che stringe molto e affolla l'area quando necessario. Partita visibilmente preparata molto bene da Casale, sanno cosa fare i giocatori di Casale sugli attacchi di Iesi e da lì stanno partendo buone transizioni offensive. 10-9 per Casale, possesso per la Novi Più. Sì, perché nel frattempo Goldwire ha sbagliato la tripla dall'angolo, allora Casale può ancora incrementare il minimo vantaggio che ora ha sul tabellone. 10-9, si alza Jackson con la tripla molto difficile con le mani davanti del lungo. 3-19, ancora una tripla di Jackson che sicuramente non ha nelle triple il suo forte, però qualcuno l'ha già segnata. Questa sera è partito bene Jackson, sembra molto molto concentrato. 4 punti di vantaggio per Casale, Goldwire ancora, Goldwire questa volta va a segno senza paura dopo l'errore precedente, va a trovare la prima tripla della sua serata. 13-12, sì, quindi riporta Iesi a un solo punto di distacco, pochissime interruzioni tra l'altro in questo avvio di partita, 2 soli falli sul tabellone per entrambe le squadre, una palla persa di Casini che non trova Dillard, ora c'è un cambio, Cutolo in campo per Martinoni ed è il primo cambio da parte di Griccioli, ce ne sono invece 2 per Iesi, escono Rocca e Santiangeli. In campo altri 2 giocatori per la fila di Iesi, Borsato tra l'altro nonostante la giovane, un errore clamoroso di Borsato che stavo subito per dire che è uno super esperto di categoria, è andato direttamente dalla rimessa a fare un assist per Jackson. Devo dire che questa è un'azione che non si vede tante volte, una rimessa difensiva da parte di Iesi, palla solo sotto canestro a Jackson, la tripla di Carlos Casini, pensa quanto è costato questo errore di Borsato a Iesi. Time out, 18-12 per Casale, allora 5 punti consecutivi della 9 più 2 punti completamente regalati da Borsato a Jackson che è andato a intercettare un passaggio ed è andato a realizzare da solo, palla recuperata nuovamente per la 9 più, transizione tripla di Casini, 18-12. Tra l'altro se non sbaglio Borsato era il primo pallone che toccava perché era appena entrato, quindi dalla rimessa direttamente il suo ingresso in campo non è stato molto fortunato. 18-12 parziale, ovviamente adesso stiamo parlando in questi termini perché c'è un time out chiamato da Iesi chiaramente per chiudere subito questa piccola emorragia, chiudere questo gap al più presto, 6 punti di vantaggio, davvero decisivo in questo momento nel divario fra le due squadre. Questa sfortunato episodio che ha coinvolto Stefano Borsato, dicevamo, almeno io nella teoria stavo dicendo che comunque è un giocatore abbastanza esperto per la categoria, 1986 la sua data di nascita, il suo anno di nascita, giocatore che ha giocato a Forlì e in altre tante piazze italiane, quasi sempre in Lega 2. Ancora una volta purtroppo non abbiamo l'ausilio delle statistiche, evidentemente purtroppo siamo un po' sfortunati, sì. Il server della Lega non ci sta dando una grande mano, però così andando a memoria direi che fino a questo momento il miglior realizzatore è sicuramente Jackson che ha già segnato 7 punti con una triple, un 2 su 2 da 2. Ancora una palla persa di Iesi che non trova il bandolo della matassa, Piero Cohen in panchina per la formazione iesina. Sta cercando di strigliare i suoi per dare, come dire, per ricordargli di svegliarsi un pochino perché qui ne hanno perso davvero tanti di palloni in questa più di partita Iesi. Sì, un brutto inizio di partita da parte di Iesi che non sta assolutamente sfruttando la superiorità sotto canestro,
con Rocca e Maggioli, tante palle perse. Maggioli davvero poco ancora sfruttato dai compagni, o comunque poco incisivo. C'è un fallo, no, una frazione di passi di Casini, probabilmente ha fatto un po' una passeggiata, anche eravamo un po' coperti, però probabilmente vedo che non c'è nessuna protesta, quindi anche lui probabilmente era consapevole. Ha attaccato il canestro Casini, ha cercato un terzo tempo, poi ha rilasciato il pallone riaprendo fuori, probabilmente aveva toccato terra con il piede di richiamo prima di rilasciare il pallone dalle mani. Bruttini prova a fare buona guardia contro Maggioli, Maggioli può solo scaricare per Goldwire, unico americano della formazione marchigiana. C'è un fallo sempre calamitato da Goldwire, che è decisamente un americano che può fare anche per due. Però grande difesa fino a questo momento di Davide Bruttini su Maggioli, e guarda che non ne ha concesso assolutamente nulla. Davvero una prestazione importante fino a questo momento di Bruttini. È vero, Maggioli ha fatto bene, diciamo, fino a quando ha girato a largo dal canestro. Quando ha provato ad avvicinarsi un po' non ha trovato sicuramente grandi spazi. 18-12 in campo Amato, fra l'altro ora per Griccioli. Un canestro davvero, una zampata sorgnona di Goldwire, che ha di questi numeri. Questo è un giocatore di un talento incredibile. Gli ultimi due canestri li ha realizzati lui, ma veramente costruendoli dal nulla, lui contro tutti. Ancora Jackson, nono punto personale. Jackson molto ben assistito dai compagni. In questo caso è andato sempre a cercarsi comunque lo spazio, ma i compagni lo hanno veramente sempre molto ben inquadrato. Ora una palla alta di Goldwire, quasi lanciata verso canestro. Maggioli con molta concretezza non va a cercare cose strane, la prende, la tira giù, la mette poi la deposita in canestro. 20-16, Maggioli e Goldwire stanno uscendo alla distanza, 4 punti di vantaggio per Casale. Ora Jackson questa volta va da solo a cercare gloria personale, e un arresto e tiro concluso, diciamo, non molto bene. 4 punti sempre da difendere per Casale. Ora borsato Maggioli per il canestro del numero 16, Gaspardo, un bellissimo canestro, veramente un bel canestro. Un altro giocatore giovane per Cohen, che ha trovato veramente un canestro di grandissimo talento e atletismo. 2 punti soli di vantaggio per Casale. Amato cerca di scaricare per Jackson, invece non ci riesce, allora cerca un tiro, una tripla che non va a segno. Qualche urlaccio da parte di Griccioli, però la palla è già dall'altra parte. C'è ancora poco da ragionare, perché bisogna difendere forte su Maggioli. Maggioli prova con il suo fisico a farsi spazio, questa volta ci riesce e coglie anche un fallo, diciamo, in comproprietà fra Bruttini e Cutolo, però Cutolo forse a commetterlo alla fine. Maggioli in questo caso se l'è giocata bene, si vede che non ha più la brillantezza di inizio carriera. D'altra parte Maggioli è un classe 77, insomma, quindi qualche anno ce l'ha, però ha ancora questa stazza e questi movimenti da fondo, da sotto canestro, che gli permettono davvero di prendere spazio. Poi lui ha mani d'oro, forse il lungo con le mani migliori che mi ricordo nei campionati italiani. 20-20, mancano 29 secondi al termine del primo quarto, e Iesi che può, se realizzato questo libero, cosa che succede da parte di Maggioli, sorpassare, controsorpassare. 21-20 Iesi. Controparziale giustamente sottolineato da parte di Iesi. Va in panchina proprio Michele Maggioli, una bandiera per la formazione marchigiana, per la società marchigiana, anzi. 25 secondi, ultima azione d'attacco per Casale, presumibilmente. Cutolo scarica per Dillard, ancora bene, molto bene Dillard qua, molto bene, va proprio a innescare anche fall. L'avevamo chiamato prima come una delle speranze di questo futuro prossimo della Junior. 22-21, 5 secondi, un punto da difendere per Casale. Santiangeli scarica per Mason Rocca, Rocca si gira, un cancione dei suoi, comunque chiude, quindi vantaggio Iesi. Davvero spettacolare, ma anche prevedibile questa azione. Sì, ma ancora una volta con 3 falli sul tabellone, non c'è bonus, si fa fallo. Casale sta perdendo punti con per questo tipo di inesperienza. 22-23, diamo la linea alla regia, vantaggio minimo per Iesi, ci sentiamo fra poco.
22-23, suona ora la sirena che sancisce la fine dell'interruzione per il time out più lungo, 2 minuti fra il primo e il secondo quarto. Si riprende fra pochissimo con una rimessa per la formazione di Casale, un primo quarto direi di buona qualità, anche divertente da vedere. Sì, anche il punteggio sta a dimostrarlo, 22-23, punteggio abbastanza alto, con Casale sicuramente bene in difesa, più talento da parte di ieri, di Iesi, però Casale sta facendo bene grazie anche alla buona prestazione di Jackson, che ha già realizzato 11 punti. Ancora uno scarico per andare a innescare fallo, questa volta fallo dimostra di essere davvero un po' acerbo in questa occasione. Prima era andata su, direi deciso con una schiacciata. Cutolo va a scheggiare il passaggio degli attaccanti iesini, quindi interrompe la fluidità dell'attacco marchigiano. C'è ancora un attacco per la fila di Iesi, comunque dicevamo amato anche dopo Dillard. Andare a innescare fall sarebbe molto importante, davvero mettere nei meccanismi anche questa pedina in più. Goldwire marcato stretto da Dillard, che ora si fa un po' da parte, un raddoppio per Fall che va subito poi a cercare di fermare Rocca, tripla da molto lontano di Goldwire, non va a segno, c'è la carambola tirata giù da Cutolo ora in pick and roll con Amato, Dillard ancora per un pick and roll giocato questa volta con Fall, Dillard va per una penetrazione, non trova il canestro, Fall va super quasi per schiacciare, gli viene scippato il pallone, tutto regolare per gli arbitri. Goldwire a tutto gas, scarica per un compagno, un fallo in attacco. Un po' di confusione, però alla fine Casale riesce a non subire un canestro. Sì, molta confusione, Casale che aveva attaccato bene, Dillard aveva attaccato bene il canestro, poi c'è stato un po' di flipperaggio sotto il canestro di Iesi. Per fortuna di Casale, dalla parte opposta Goldwire, nel tentativo di spingere la transizione, è andato a commettere un fallo di sfondamento. Non è successo nulla, si riparte sul 23-22 per Iesi, giocato 1 minuto e 10 secondi, e sul parquet viene mandato anche l'altro giovane, quello di casa, Giovara. Quindi in questo momento sul parquet per Casale ci sono i tre giovani, Fall, Amato e Giovara, insieme a Jackson e Cutolo. Sì, abbiamo magari ancora un secondo per leggere velocemente i punteggi individuali del primo quarto. 3 punti per Casini, 6 per Martinoni, 2 per Fale, 11 per Jackson, invece dall'altra parte 7 per Maggioli, 2 per Jukic, 4 per Rocca, 5 per Goldwire, 2 per Gaspardo e 3 per Santiangeli. Casale ora attacca sul 22-23 e c'è ancora una buona azione che va a innescare Fall. Bellissimo pick and roll fra Amato e Fall, con Amato che ha servito una palla schiacciata al taglio verticale di Fall, bellissimo davvero, ottimo una palla tempismo. Col pennello, c'è il canestro, c'è il fallo, quindi c'è il sorpasso con Casale che può andare sul 24-23 in lunetta per il libero supplementare di cui si occuperà Fall. Sintomo comunque di un'ottima intesa fra i due, il tempismo è stato proprio perfetto, ottimo ovviamente anche poi lo spunto di Fall per andare a canestro, ora e anche tra l'altro a trovare comunque in equilibrio un fallo oltre al canestro stesso, libero aggiuntivo che però non va a segno. Casale comunque ha messo la testa avanti, anche questo è importante, ricominciare comunque con un canestro il secondo quarto dopo aver chiuso in svantaggio di un punto la prima frazione. Maggioli cerca di farsi spazio con Cutolo, va poi ancora a cercare di raddoppiare, fallo, c'è un fallo. Vediamo a chi viene fischiato, probabilmente Cutolo. Sì, Cutolo, ci sono due liberi per Michele Maggioli. Ovviamente questo è un mismatch quasi incontenibile, se non con dei raddoppi sistematici, perché Bruttini ha un po' più di centimetri, ma Cutolo a marcare Maggioli ci sono almeno 10 centimetri buoni di differenza e direi anche una ventina di chili. Infatti Maggioli, che mi sembra un attimino tutelato dagli arbitri, d'altra parte il suo nome e la sua carriera glielo consentono, sta facendo in questo momento la differenza, 2 su 2 per lui dalla lunetta, c'è il controsorpasso. Sì, poi c'è anche da dire che ogni volta che Michele Maggioli viene qua bisogna anche pensare a... Bene, molto bene ancora Casale con Cutolo che va a innescare Fall, una transizione molto ben orchestrata da Casale. 26-25, 6 punti per Fall, questo Fall. È da segnalare, sì, con due schiacciate è vero, e tra l'altro ancora un paio di canestri invece sbagliati davvero di poco, poteva essere quasi in doppia cifra. Fallo ora ai giovanissimi, non so, forse Amato in questo caso, per un eccesso diciamo di agonismo. Sì, primo fallo di Amato.
Sì, qui è andato per raddoppiare, i giocatori di Iesi stanno giustamente cercando moltissimo Maggiori in post basso, tirandogli la palla per aria e lui la va a recuperare. Casale, come ho suggerito prima, sta cercando di raddoppiare con grande intensità, ma non è facile ovviamente. Borsato, Goldwire, Santiangeli. Si muove ancora sugli esterni, Iesi scarica poi per Maggioli, c'è un'infrazione di passi. Assolutamente sì, ha molto ben difesa. Ancora molto bene la Junior nel sapersi chiudere a riccio su queste penetrazioni che danno poi il via a eventuali poi scarichi. Molte volte già Casale è riuscita a chiudere la strada. Davvero molto positiva Casale in difesa, in attacco sta facendo abbastanza bene, magari non così bene come in difesa, però comunque in vantaggio di un punto e palla in mano in questo secondo quarto. Amato va a cercarsi delle rogne in questo caso, è entrato, sembrava non aver bene chiaro dove voleva andare, nel senso poteva fare delle cose, poi però si è trovato Maggioli davanti. Sì, frazione dei passi di Amato, è successo che Amato stava cercando uno scarico, però era in salto, Maggioli non si è spostato, per cui è andato a schiantarsi contro la mole di Maggioli. Nulla di fatto, 26-25 Casale. 7 minuti e 22 da giocare, Goldwire accenna una tripla, poi si ferma, poi uno step back, poi per Maggioli. Maggioli mette giù il pallone, ancora molto lontano dal canestro Iesi. Ci prova a questo punto Santiangeli, seconda tripla praticamente dalla stessa posizione di prima. Risolve davvero una situazione un po' intricata per la formazione iesina. Gran canestro di Santiangeli che va alle mani di Giovara addosso, è andato a trovare davvero una tripla da una posizione incredibile. Cutolo, incrocio molto buono, poi però Fall non riesce a intercettare il passaggio del compagno. 26-28. Iesi scarica fuori Goldwire, Maggioli allo spazio per una tripla, mani morbide per Maggioli, questa volta non va a segno, e però si invertono un po' i ruoli, la tripla la tira Maggioli, il rimbalzo lo tira giù Goldwire. Sì, in questo caso è stato un po' lento Giovara a rimbalzo perché era davanti a Goldwire, Giovara è molto più alto di Goldwire. Però non si è fatto anticipare il giovane giocatore casalese. Ritorna sul parquet Martinoni, ha richiamato Cutolo, oltretutto gravato di due falli, e poi ritorna sul parquet anche Casini al posto di Giovara, che non ha avuto tempo direi di entrare in partita, infatti si sta prendendo la lavata di capo, per non usare altri termini, da parte di Griccioli. Due liberi per Goldwire. Sì, un po' assonnato, per modo di dire, se fare una battuta a Giovara, che non ha avuto davvero il tempo di mettersi in moto. Tre punti di svantaggio per la formazione di Casale, rimangono tre. Clamoroso il tentativo, quasi veramente si potrebbe dire tap-in, però era molto basso, diciamo un rimbalzo un po' sporco di Maggioli, stava per fare un canestro clamoroso, non va a segno invece. 6 minuti e 25 da giocare, Casini innesca Jackson allo spazio per una tripla, sbaglia, ma rimbalzo sicuro di Maggioli. Goldwire spinge la transizione per la Fileniesi. Maggioli vuole una tripla, poi però ci ripensa, rimane molto lontano e fa a sportellate con Martinoni. Alza un po' le braccia, non viene fischiato niente. Jackson va a murare un tentativo di scarico complicato di Goldwire. Goldwire va a tentare la vita al suo dirigente accompagnatore. Tre punti di vantaggio, c'è una rimessa ancora per Iesi dopo questa azione un po' carambolosa. 6 secondi a disposizione di Iesi per questa azione, doppio cambio Casale, tornano in panchina Jackson e Amato, ritornano sul parquet Giovara e Dillard, e io suggerirei e direi che Casale ha assolutamente bisogno che Dillard entri in partita, perché fino a questo momento non è stato assolutamente un fattore. E rientra anche tra l'altro Giovara, appunto come hai detto tu. E allora era solo proprio il tempo per parlarci un po' insieme, quello fra Griccioli e Giovara, perché l'ha subito rimesso in campo. Ora uno scarico che fa il non controlla di nuovo. 5 minuti e 39, Casale sta un po' pasticciando in questo momento, potrebbe a questo punto davvero con un paio di canestri, considerando un po' le difficoltà di Iesi, portarsi di nuovo in vantaggio. Sì, però questi sono errori, palla persa da Dillard, secondo me Dillard ha dato un pallone difficilissimo a Fall in movimento, e Fall è fortissimo di gambe, però non ha ancora il controllo del corpo per controllare questi palloni in movimento, qua, per cui la palla è persa da Dillard. Qua Fall ancora un po' troppo zelante nel inseguire Rocca, ha un pochino forzato un contatto che Rocca ha poi trovato. Rocca quindi guadagna un fallo e una rimessa ancora in attacco per Iesi. 3 punti di vantaggio per la formazione
ospite qui al Palaferraris in questa settima domenica di campionato. Casale che è reduce dalla sconfitta con Imola e dalla sconfitta casalinga con Veroli, e con a quella di Imola poi oltretutto, cioè praticamente Casale l'ultima volta che ha vinto in casa con Capodorlando, ce lo ricordiamo bene. 9 più che entra in bonus, è quarto fallo di squadra, per cui dalla prossima si tira, tre falli ha commesso Iesi, e partita che sembra a ritmi un po' più lenti in questo secondo quarto, con un punteggio più basso, pochi canestri realizzati in questo secondo quarto. Ancora però pasticci da parte di Iesi in attacco, che a parte queste triple un po' estemporanee, giocate di talento, non ha poi trovato grandi giocate di squadra. Ora un canestro tentato e non segnato da Martinoni, che non ha ancora trovato continuità, soprattutto quando coi tiri piazzati. Questo è uno dei problemi di Casale sicuramente, perché Martinoni è il giocatore su cui Casale ha puntato per questa stagione, ma Niccolò, che è un giocatore che ha dimostrato di poter fare assolutamente la differenza in questo campionato, non è ancora a posto, no. E lo si vede dalla mancanza di fiducia al tiro. Sì, dalla mancanza di spinta anche, direi, perché davvero in due o tre occasioni gli è mancato proprio un po' di spinta, secondo me, un po' di fiducia nelle gambe. Buono l'avvio di Martinoni in quanto ad agonismo, in difesa, in quanto a anche canestri di tocco come suo solito, meno a gioco, diciamo, quando è stato innescato al tiro, soprattutto dalla distanza. Del numero 10 di Iesi, Djukic va a segnare il primo ma a sbagliare il secondo. 5 minuti ora, si gira la boa del quindicesimo. Dillard, come detto, Dillard deve assolutamente suonare la carica, un po' per lui, un po' per i suoi compagni. Martinoni di fisico invece va tutt'altro e va a trovare un'ottima conclusione personale. 2 punti di vantaggio per Iesi. Molto, sì, un bel canestro di Martinoni malgrado l'aiuto di Maggioli. Djukic scarica bene per Maggioli, Maggioli in autostrada e non la sfrutta quasi, poi va a trovare un fallo quando poi sotto canestro ci sono le mani lunghe, ma non così lunghe, perché Maggioli è comunque più lungo di tutti. Fallo e manda in bonus, al di là del fatto che era quasi forse un'azione di tiro, comunque Maggioli andrà con 2 liberi per Maggioli, e il secondo fallo di Fall, che viene richiamato in panchina, torna sul parquet Bruttini. Buon lavoro da parte di questo ragazzo, che ha anche realizzato 6 punti in un amen, sempre ben innescato dagli altri, però ovviamente in difesa fa fatica. Bruttini è più grosso e anche più esperto, speriamo per Casale ovviamente riesca a contenere un po' meglio un Maggioli che si sta rapidamente avvicinando alla doppia cifra, anzi l'ha già anche raggiunta, perché con il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione già realizzato arriva a quota 10. Ancora un libero per Michele Maggioli, 2 su 2 per lui, e nuovamente più 4 per Iesi, 32-28. Sì, agli 11 punti Maggioli aggiunge anche 5 rimbalzi, ma non è sicuramente una novità, anche perché davvero da quell'altezza lì è anche più facile giocare a pallacanestro per certi versi, soprattutto quando si gioca vicino al ferro. Un fallo che porta la Junior a una rimessa, penso. Sì, c'è una rimessa, ma non è stato sanzionato fallo, è stata sanzionata semplicemente la rimessa in zona d'attacco. C'è stato uno scontro fra Dillard e un giocatore di Iesi, Dillard è finito a terra, però continua a dire Alessandro Dillard 0 punti dopo 16 minuti di gioco. Questo credo sia un pochettino un problema per la 9 più, che ha assolutamente bisogno dei punti di quello che è certamente il giocatore con più talento offensivo, sì, nel, certo, roster a disposizione. Certo, anche perché è vero che tre assist e 2 palle recuperate, però sicuramente il talento offensivo di Dillard lo ha fatto già vedere, quindi ci si aspetta di più anche a livello di contributo numerico e contributo di canestri. Martinoni scarica per Giovara, Giovara va al primo tiro della sua partita, un tiro molto complicato e un fallo guadagnato da Martinoni di esperienza su Gaspardo, ha trovato la posizione e non l'ha più mollata. Giovara in questo caso è andato a fare un terzo tempo un po' improbabile da lontano, tirando fra l'altro con la sua mano debole, con la mano destra. Per fortuna Martinoni era ben piazzato, è andato a subire fallo, altri 24 secondi a disposizione di Casale per questo attacco. Casini, che ha siglato una tripla molto importante prima, va ora per la seconda tripla mancina della serata e l'abbiamo chiamata, secondo canestro, un punto di vantaggio
per Iesi. Casale ha ricucito praticamente in maniera quasi completa lo strappo. Ancora questa famosa zona, questa famosa pressione dopo il canestro sta per mettere un po' di difficoltà nella formazione di Iesi. Invece poi Iesi riesce comunque a gestire bene il possesso. Borsato si mette in proprio, un canestro che però non arriva per il giocatore italiano. Un punto di vantaggio, ma ora Casale può di nuovo tornare in vantaggio. Dillard scarica male, però scarica molto male per un compagno, forse era per Martinoni, ma è andato proprio a scaricare una palla sul muro, era un po' complicato. Casale comunque rimane in attacco. Non solo rimane in attacco, ma andrà in lunetta con Martinoni per due tiri liberi, perché anche Iesi nel frattempo è arrivato in bonus e ci saranno quindi due tiri liberi per Martinoni, che danno la possibilità potenziale ovviamente alla 9 più di rimettere la testa avanti, visto che il punteggio è fissato sul 32 Iesi, 31 Casale, quando mancano 3 e 31 all'intervallo lungo di questa partita. Capitan Martinoni in lunetta. Sì, Martinoni per due liberi, il primo non va a segno per veramente un non nulla, molto sfortunato in questo caso il capitano. Un punto ancora, quindi potrà solo al massimo ricucire completamente lo strap e quindi andare a pareggiare. Va a segno così proprio Martinoni, e c'è un altro cambio per Cohen che alterna i suoi due totem, prima quello più famoso e reale, ovvero il più alto Michele Maggioli, e adesso rientra in campo però Mason Rocca, che è un po' più basso ma ci ha abituato, come sappiamo bene, a ottime prestazioni sotto canestro. 32-32, parità perfetta. Goldwire attacca Dillard, cerca di farlo impazzire, scarica per Borsato che ha invece questo tiro nel curriculum, non va a segno, anche davvero di non di poco lo sbaglia. Buona difesa ancora di Casale. Dillard, finalmente lo spazio per Dillard, e finalmente Dillard trova un jump e un canestro dopo un po' di assenza. Un contropiede molto ben giocato da rapidamente giocato da Iesi, con Borsato che scarica per Gaspardo. Punteggio di nuovo sulla piena parità, 34 pari. Sì, in questo caso è stata punita la zone press di Casale, che è stata saltata, se viene saltata la prima linea, poi è chiaro che c'è sempre un superiorità numerica. Altra tripla, Marcos Casini, e ne fanno tre, e questa volta è un più tre per Casale, che sta davvero giocando bene in attacco, soprattutto quando Iesi si schiera a zona, viene attaccata molto bene questa zona 3-2 da parte di Casale. Casini davvero di solito centellina molto le sue triple, nonostante abbia percentuali molto alte, in questo caso 3 su 3. Goldwire prova a imitarlo, non va a segno, lancia invece il contropiede di Casale, transizione che viene poi fermata da Dillard, aspetta i compagni, Dillard sfrutta il blocco di Bruttini, Dillard un buon spunto però non va a segno. Ancora un tiro, in questo caso comunque mi sento di dire ben preso dal giocatore americano, che ha bisogno anche di sbagliare per poter dimostrare di... Ma anche perché ne aveva appena messo uno, quindi si sentiva caldo, diciamo. Ora palla in angolo per Ukic che sfida Casini, buona ancora la difesa di Casale, chiude bene la porta il quintetto rosso-blu, scarica Casini per Dillard. 1 minuto e 30, 3 punti di vantaggio, Casale può ancora mettere qualche punticino fra lei e gli avversari. Dillard scarica bene, molto bene, bellissima questa azione, stupenda azione di Casale. C'è il time out, possiamo parlarci su. In questo caso Iesi era tornata a uomo, Dillard è riuscito a giocare davvero un pick and roll stupendo, ha aspettato il taglio di Martinoni, l'ha pescato con un lob alto e Martinoni è andato a trasformare. Veramente una bella azione questa di Casale. 39 Casale, 34 Iesi, massimo vantaggio per la formazione di Griccioli, ma soprattutto un Martinoni che da quando è rientrato dopo il riposo ha davvero messo la zampata su questa partita ed è già in doppia cifra. Non è ancora aggiornata la statistica, ma credo abbia già realizzato ben 11 punti. Sì, è così, 11 punti per lui e 11 per lui e 11 per Jackson sono i migliori marcatori di Casale. Abbiamo quasi 3 in doppia cifra. Esatto, direi. esattamente così. Anche perché Casale aggiunge molto poco oltre a questi tre marcatori, perché aggiunge poi 2 punti per Dillard che ha segnato poco fa e 6 per Fall. Sicuramente un buon momento per Dillard, che ha avuto una buonissima lettura dopo alcune letture invece più incerte. Questo è stato uno scarico davvero positivo, evidentemente il canestro di prima lo ha
gli ha dato davvero molta fiducia per aver trovato poi anche il coraggio di una lettura un po' pericolosa ma vincente. Sì, lui è sempre un po' al limite, un po' borderline sulla pericolosità delle sue cose, però ovviamente è un giocatore di talento e Casale di questo ha bisogno. Si riprende 39-34, manca 1 minuto e 16 al termine del secondo quarto di gioco. Sì, addirittura 6 assist segnati dai ragazzi delle statistiche per Dillard. 39-34, un minuto alla fine del terzo, del secondo quarto. Goldwire, che zampata ancora. Mamma mia, che canestro. Goldwire è bravissimo a spaziarsi, esattamente. Tira sempre cadendo all'indietro ed è praticamente immarcabile. Poi fa anche canestro, insomma. Sì, sì, assolutamente un grandissimo fisico, tra l'altro, per questo giocatore. Questa volta buona, non così buona l'incursione di Dillard, cioè buona l'incursione, non vincente lo scarico, però Casale rimane in attacco perché Bruttini ottiene il secondo fallo di borsato ed è il primo giocatore di Iesi a andare con la doppia penalità e quindi incominciano anche qualche problemino, qualche pensiero per Cohen per quanto riguarda i falli dei suoi giocatori. Per Casale invece 2 per Giovara, 2 per Cutolo, 2 per Fall. Casale ha speso più falli degli avversari, ma comunque è avanti di 3 punti. Da segnalare anche a livello statistico, Alessandro, che Casale è avanti a Iesi nel computo dei rimbalzi e considerando che da una parte certo, ci sono Bruttini, Fale, Cutolo, dall'altra parte ci sono i signori Maggioli e Rocca, questo credo sia una statistica che sta incidendo molto. Ora Coin si gioca anche la carta Fallucca, 2 su 2 di Bruttini, 41-37, 4 punti. Fallucca, dicevamo, un giocatore che ho seguito con interesse agli europei under 20, ha vinto la medaglia d'oro insieme a anche al nostro medio della valle. Ora un fallo di Rocca che non si è spostato, però ha guadagnato comunque un fallo Bruttini, ancora molto bene il senese in questo caso, andrà a tirare 2 tiri liberi. Sì, un fallo onesto quello di Rocca, ovviamente un giocatore spicoloso, lo conosciamo tutti. Bruttini bene, secondo me sta facendo un buon lavoro soprattutto in difesa e a rimbalzo, Davide Bruttini, per quello che le sue condizioni fisiche attuali gli consentono. Per cui altro fallo subito da Davide Bruttini, altro viaggio in lunetta, già realizzato il primo tiro libero e reduce da una striscia di 3 liberi consecutivi. Vediamo se riuscirà a completare questa striscia. 4 su 4 per Bruttini e un nuovo più 6 per Casale a 24 secondi dal termine del secondo quarto. Davvero sorridente in questo momento il termometro per Casale, che ora rischia di prendere un altro pallone, dovrebbe cercare di recuperarlo a questo punto, invece sì, ce la fa con Dillard, rimane quindi in possesso Casale, innesca il contropiede Dillard per Jackson, niente fallo, che pasticcio, alla fine Casale non riesce a siglare un canestro, poteva essere il più 8, un'infrazione di passi clamorosa, anzi di palming di Fallucca. Iesi ha buttato alle ortiche un canestro che poteva chiudere il suo secondo quarto. Anche Casale però, sì, c'è time out, mancano 3 secondi 82, lo possiamo raccontare. Casale ha recuperato un bel pallone a metà campo, frutto di un raddoppio di Jackson e Dillard su Goldwire. 3 contro 1, Dillard si è catapultato in contropiede, però c'era Rocca che in queste situazioni un vero maestro, non si è spostato e è riuscito ad andare a costringere all'errore Jackson malgrado il 3 contro 1. Dalla parte opposta quindi sono stati lasciati ben 8 secondi a Iesi per portare avanti, oltretutto in transizione con la difesa di Casale completamente scoperta, per portare avanti questa transizione e borsato è andato a commettere l'azione di palming, per chi non è addetto ai lavori, vale a dire durante il palleggio mettere la mano sotto la palla e sostanzialmente interrompere il palleggio in movimento, per cui infrazione giustamente sanzionata dagli arbitri. Possesso, ultimo possesso della partita del secondo quarto a questo punto per Casale, 3 secondi 82 centesimi da giocare per la 9 più, che dovrà cercare in questo ridottissimo lasso di tempo di costruire un tiro con qualche possibilità per realizzare e andare al riposo con il massimo vantaggio. Parte in questo momento a te Alessandro Dillard, 2 secondi, Dillard supera metà campo, si alza da lontanissimo, va a sfiorare la tripla del buzzer beater, non lo trova, 6 punti di vantaggio quindi per Casale, 43-37, buona partita da parte della Junior, soprattutto in difesa, ma anche in attacco, alla fine ha trovato delle ottime letture e un ottimo contributo anche di Martinoni, che era mancato
ovviamente nelle precedenti partite. Sì, da segnalare che due giocatori in doppia cifra, Jackson e Martinoni, più Casini, molto vicino alla doppia cifra, 9 punti realizzati, stanno a significare un buon impatto di squadra. E buona distribuzione, sì, da parte dell'attacco di Casale. Andiamo a riposarci anche noi, 6 punti di vantaggio, 43-37, ci sentiamo fra un quarto d'ora circa. 40 secondi. Siete collegati nuovamente con il Palaferraris di Casale, settima giornata ad Ecco Gold di Lega 2, 6 punti di vantaggio per Casale, 4-3, 3-7 all'intervallo fra Novi Più Casale e Fileni Iesi. Dicevamo, una partita che è una super classica del secondo campionato di basket italiano. Casale e Iesi davvero hanno fatto la storia di questo campionato, tanti anni anche per Iesi, tra l'altro anche nella massima serie. Uno solo per Casale, però poi tanti anni in Lega 2, tanti anni in cui abbiamo visto Maggioli, che ora è in possesso di palla nella prima azione del terzo quarto, scarica molto bene per mi pare Santiangeli, sì, canestro che non arriva per Iesi, davvero due errori sotto porta a porta vuota. Casale però spende un fallo, primo fallo di questo terzo quarto, subito forte Iesi in questo via di partita, Paolo. Ma sì, subito ad andare a mettere in pratica il piano partita, vale a dire portare palla a Michele Maggioli in post basso, che in questo caso ho preferito scaricare, e poi un po' di confusione sull'azione di rimbalzo, c'è stato il fallo e due tiri liberi per Santiangeli, che ha già realizzato il primo. Va per il secondo Santiangeli, sigla il secondo, 4 punti, quindi già un pochino rosicchiato il vantaggio che avevamo appena nominato in precedenza, che aveva chiuso il secondo quarto. Terza frazione quindi, che incomincia con due liberi a segno per Fileni Iesi, campo con Borsato anche oltre a Santiangeli e Maggioli, Jukic, anzi no, si sì, vede un canestro da parte di Jackson, sì. Un bel canestro di Jackson, secondo me viziato parzialmente da una mezza infrazione di passi, per fortuna gli arbitri non sono d'accordo con me. Jackson di nuovo il più veloce a uscire dai blocchi per Casale, come già successo nel primo quarto, molto bene l'americano in avvio di partita. Ora una scampagnata di Maggioli che non va a segno, non viene chiusa con un canestro, rimane in attacco però Iesi, ora proprio vicino a noi. Goldwire prova un'altra tripla davvero difficile, ora va per difendere forte su Dillard molto bene per Jackson, ottimo questo avvio di partita di nuovo di Casale, grande transizione di Casale in collaborazione fra i due giocatori americani di Casale. Rocca un po' sfortunato ancora, non va davvero questa sera, non è ancora ben coinvolto. Bene Dillard, ancora bene, molto bene Dillard a assistere i compagni. Dillard in crescendo, sì. È già il settimo assist o addirittura l'ottavo assist della sua partita. Va bene Casale, primo vantaggio in doppia cifra, 49-39, grande difesa di Casale, questa volta battuta da un pick and roll concluso da Rocca, ma bene Casale, soprattutto bene lo sviluppo di transizione. Ottavo assist per Dillard, che ne ha davvero distribuiti di ogni tipo questa sera, ma tutti molto belli. Fra l'altro 8 punti di vantaggio, Jackson va per sfidare Goldwire, questa volta Goldwire è più forte di lui, al tempo anche per una tripla. Goldwire un po' sfortunato perché la palla poi ricade dopo aver picchiato sul primo ferro, di nuovo un rimbalzo per Casale. Qui Jackson ha rischiato davvero tanto perché di fisico con Goldwire non può competere. No, però spalle a canestro Jackson lo può attaccare Goldwire. Certo, sì, perché di altezza sì, sicuramente si equivalgono. Bruttini ha un ottimo spunto, Casale addirittura più 10 in questo avvio di terzo quarto, e recupera un buon pallone ancora, bene Casale con Casini, scarica però in maniera un po' non positiva. Ora un attacco di
Iesi che viene fermato da un fallo intelligente di Casale. Peccato, Casini aveva recuperato un gran pallone, c'era la possibilità di un canestro facile, è andato a cercare invece una cosa difficile, è una palla persa. Casale 51-41 più 10, aveva addirittura la possibilità di andare a più 12, ma voglio sottolineare ancora una volta la grande prestazione questa sera di Davide Bruttini, che oltre in difesa a contrastare molto molto bene Maggioli, sta facendo bene anche in attacco quando ha avuto occasioni di andare a realizzare. Qui Santiangeli non vede né Rocca né Maggioli liberi per lo scarico, va per una tripla delle sue direi, perché le aveva messe due molto simili nel primo quarto, nel primo tempo, due a segno in quel caso. Qui non succede niente, 51-41, Casale ancora molto bene anche in difesa. Palla recuperata per Casale, il tiro di Santiangeli questa volta era fuori ritmo, per cui Casale ha la possibilità di allungare ulteriormente. Fase molto positiva questa per la 9 più. E Cohen tira fuori Santiangeli proprio per riprovare il contributo di Fallucca, che non era stato sicuramente positivo alla fine del secondo quarto. 10 punti di vantaggio per Casale, diciamo, 7 minuti. Dillard in mezzo all'area, un po' pericoloso anche per l'attacco di Casale stesso, nel senso che non si capisce mai bene cosa possa succedere da Dillard. Questa volta il suo tiro va a sfiorare un canestro, sarebbe stato un gran canestro, però non succede niente. Sul tabellone ancora 10 punti di vantaggio per la formazione di coach Griccioli. Rocca lontano da canestro, scarica per Goldwire deve trovare il ritmo contro Casini, va a trovare comunque un fallo. Davvero bravo questo giovane e razzente americano col numero 12, che in Italia ha giocato già con Forlì e con Brescia, bene soprattutto nella parentesi a Forlì direi, un po' meno bene a Brescia, ma comunque sempre un americano direi di razza per questa categoria. Davvero un buonissimo fisico tra l'altro. Va ora a sfidare ancora l'attacco di la difesa di Casale. Fallucca si perde, Fallucca, e c'è il contropiede ancora per Casale. Dillard va 1 contro 0 a sfiorare la schiacciata, più 12 Casale. C'era stato il tentativo di più 12 prima, è arrivato adesso. Grande difesa di Casale. Casale sta davvero lavorando molto bene in difesa con le collaborazioni, sono difese di squadra. Poi è chiaro che tutto nasce dal contenimento dell'uno contro uno. In realtà l'unico giocatore di Iesi che davvero può impensierire in uno contro uno in velocità è Goldwire, mentre gli altri sono giocatori piuttosto statici, e devo dire che Casale sta lavorando davvero bene su questo tipo di situazioni, cosa che permette peraltro di aprire delle azioni di contropiede senza lasciare schierare la difesa di Iesi, e sono già parecchie questa sera, direi molto di più del solito quelle che sono le azioni concluse con transizioni veloci o addirittura con contropiede, come è stato in questo caso con Dillard, che è potuto andare addirittura a realizzare 1 contro 0. Paolo, notavo una statistica interessante: 30 punti di Casale in area contro 14 di Iesi. Davvero, come dicevi prima, non è la sera in cui ti aspetti di avere questo predominio, questa facilità nel giocare sotto, anche se hai rimbalzo, tra l'altro siamo ancora avanti di due rimbalzi. Vero, ma questo deriva soprattutto dalle azioni di contropiede di transizione, non tanto da azioni giocate contro difesa schierata con tiri conclusi dall'area, quanto perché proprio da una buona difesa nasce... sono nati tanti contropiedi, è vero, però anche tanti pick and roll poi chiusi bene sia da Fall nel secondo quarto e comunque anche da altri compagni. Ora attenzione, un'altra palla che Casale sporca ancora. Davvero non lascia respiro la difesa di Casale. Iesi una difesa molto alta, una difesa che parte dalla zona offensiva praticamente, che ruba secondi a Iesi. Direi questa è una buona intuizione da parte dello staff tecnico di Casale. Davvero molto ben letta e preparata la partita da Griccioli e Valentini e dallo staff. Ancora una palla sporcata, Bruttini, un altro console della difesa è aggiunto, oltre a Casini che magari è quello più designato. Più che console direi quasi ministro per quello esatto, che sta facendo. C'è un ministro sera. Per lasciare il ministero a Casini o a De Vecchi di Sassari, che è un po' il ministro della difesa per eccellenza del campionato italiano. 53-41 più 12, Casale difende ancora bene. Maggioli deve scaricare sotto per Rocca, magistralmente. Bellissima combinazione fra i due. Sì, Rocca è davvero un maestro nel prendere posizione, giocatore senza talento assolutamente, ma con una costanza di rendimento incredibile. Sì, qui Casini rischia qualcosina in questo arresto un po' complicato. 10 punti ancora di vantaggio. Dillard scarica ancora un ottimo pallone per Cutolo,
che non è ancora entrato in ritmo in attacco, ha fatto delle, direi, una buona cosa in difesa, però in attacco non ancora. Borsato, un metro per lui, è subito un gran canestro, un giocatore che secondo me bisogna stare molto attenti a non accendere. Parziale di 5-0 per Iesi, 53-46, e Casale deve assolutamente contenere questo ritorno di Iesi, è il momento decisivo della partita. 25esimo minuto, appena scoccato, un fallo di Borsato per fermare Dillard, ma è un fallo, diciamo, un po' lontano dal canestro, un'azione che deve ancora nascere, direi un fallo un po' male speso da parte della difesa di Iesi. Beh, però è solo il primo fallo di squadra. Sì, per carità. Sono già giocati 5 minuti di questo terzo quarto, sì, solo il primo fallo. Ci poteva stare, per carità, nell'economia del match. 7 punti di vantaggio per Casale, che comunque ha il pallino del match in questo momento in mano. Qui un po' storto il canestro, il tiro di Dillard. Dillard che però recupera il suo rimbalzo, mette i piedi a posto, con i piedi a posto Dillard sfiga un bel canestro. Personalità di Dillard, che ha sbagliato un facile appoggio, ha conquistato il rimbalzo d'attacco sul suo errore ed è andato a realizzare. E qui deraglia Goldwire e rischia anche di... Oh, una schiacciata sbagliata di Casini, stavamo per commentare, un canestro fatto per Casale. Applausi comunque dal pubblico di Casale per un giocatore che è stato un po' sfortunato in queste ultime azioni. Qui era davvero un canestro più che fatto. Peccato, palla recuperata da Casale in difesa, altro contropiede con Casini che sembra un giocatore non tanto atletico, in realtà uno stacco da terra incredibile. L'errore che ha fatto Casini in questo caso è stato voler andare a schiacciare con la mano debole, perché è andato a schiacciare con la mano destra e malgrado la buona spinta coi piedi ha sbagliato poi la schiacciata. Peccato, poteva andare addirittura più 11 Casale, invece si riparte col 55-46 più 9 comunque. Da segnalare comunque la buona difesa ancora prima su Goldwire. Goldwire era andato un po' a testa bassa, e un po' colpa sua, un po' il fatto che Casale si è chiusa di nuovo molto bene. È anche un po' scivolato. Sì, 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 mettiamo tutto, però Casale non ha lasciato quello spazio. E qui attenzione, poteva essere un'infrazione anche qua di palla accompagnata. Borsato va a mettersi in proprio dopo e trova anche un fischio e un canestro. A quel punto Borsato davvero è andato molto bene in uno contro uno, sembrava però un'infrazione ai danni dello stesso Iesino. Sì, in questo caso direi un errore della difesa di Casale, perché non è arrivato l'aiuto da lato debole. Jackson ha commesso l'errore di far andare via Borsato, che sicuramente non è un fulmine di guerra, ma poi da lato debole non è arrivato l'aiuto, per cui Borsato è riuscito ad andare a realizzare un canestro facile subendo anche il fallo e quindi avendo la possibilità di andare in lunetta per il supplementare, che realizza, per cui è di nuovo un meno 6 solo, sì, per Iesi nei confronti di una Casale che forse, per quanto espresso sul campo, meriterebbe un po' di più. Sì, attenzione a Borsato che ha siglato di nuovo tre punti dopo i tre in precedenza, questa volta confezionati con un 2 più 1, prima era stata una tripla. Amato, che stasera si è visto poco, va di nuovo a pasticciare con lo scarico di Borsato, che dopo il recupero ancora una schiacciata sbagliata di Gaspardo, una cosa davvero rara da vedere, una doppietta di schiacciate sbagliate. In questo caso anche si è aggiunta una buona difesa della Junior, che ha evitato una schiacciata facile. È arrivato Cutolo, che anche lui ha dei mezzi atletici incredibili, ha saltato da dietro e è andato a disturbare la schiacciata di Gaspardo, che poi è andato a schiantarsi, per fortuna per Casale. Amato, che ha bisogno di trovare un po' di serenità dopo uno scarico davvero poco brillante in precedenza. Scarico che arriva invece ora di Casini per Jackson va a giocarsi in uno contro uno, spallacanestro, scarica per Amato, poi Casini dall'angolo, metti piede a posto, Casini ancora segno, 4 su 5 per lui questa sera dalla distanza, 57-49. Questo era da 2 solo, è da 2, viene dato da 2, il piede sulla linea, viene dato da 2, quindi solo da 2, quindi è comunque il punto numero 11 per il gaucho argentino. 8 punti di vantaggio per Casales, ancora tripla di Borsato che ormai è in ritmo, rischia anche qualcosa Amato e si lamenta Borsato perché poteva essere anche un gioco da 4 punti. 5 punti di Iesi, ma attenzione perché Borsato ne ha siglati 9 in pochissimi istanti. Ancora Jackson scarica per Cutolo può prendere questa tripla, la sbaglia, Maggioli tira giù un gran rimbalzo. Peccato perché Cutolo è un buon tiratore da 3 punti, è in una fase in cui non gli entrano dei tiri abbastanza facili, abbastanza aperti, e Iesi sta ritornando in partita. Buona difesa però di Cutolo, che va a costringere Gaspardo al fallo in attacco. Questo vale come un canestro perché Iesi sta rientrando, è a un meno 5. Se Iesi avesse realizzato su questo possesso sarebbe diventata davvero dura. Tra l'altro Iesi sta giocando
complice il fatto che Borsato ha un'ottima produzione offensiva, Cohen sta rischiando un po' tenendo fuori Goldwire. Goldwire che forse è anche stato un po', ho visto rialzarsi un po' male da quella da quell'entrata un po' conclusa male in precedenza con la scivolata. Vedo che insomma non Cohen lo sta ancora centellinando, quindi probabilmente un attimino di riposo per lui. È un po' claudicante, torna in panchina fra gli applausi meritatissimi del pubblico, intanto Bruttini, un po' claudicante Goldwire che infatti è in fondo alla panchina, che sta facendo esercizi di stretching, probabilmente un po' di elongazione del muscolo nella scivolata precedente. 5 punti di vantaggio per Casale, Dillard va a scaricare per Cutolo senza paura, una tripla per Cutolo che aveva bisogno come il pane di questa infrazione. Adesso un palo in attacco, è Cutolo, è questo giocatore qui, gran difensore, grandi letture difensive. Sì, Cutolo ha messo questa tripla, poi si è accorto che Iesi stava cercando di ripartire con un lancio lungo per un giocatore al quale lui stava davanti, per cui si è messo e ha costretto allo sfondamento, ed è il secondo sfondamento a cui costringe gli avversari Donato Cutolo in questo caso. Grande presenza di Cutolo in questo momento. Sì, presenza proprio di spirito, perché c'era e si è messo nella situazione giusta proprio per far commettere quel fallo, è arrivato in automatico, non c'erano dubbi. Casale molto bene in questo frangente grazie a Cutolo e anche a Dillard che ha scaricato un ottimo pallone. 60-52 più 8 Casale, possesso che deve cercare di monetizzare. Dillard questa volta pasticcia. E davvero alterna delle giocate eccellenti. Dillard ne ha 9 assist oltre a 6 punti, però ha anche delle palle perse abbastanza pacchiane per lui. Davvero 8 punti di vantaggio, però Casale aveva bisogno di un'azione positiva in questo caso. Sì, qui ha perso la maniglia Dillard, ha attaccato la difesa, su di lui c'era Maggioli, quindi era anche giusto provare ad attaccare per fare magari un arresto in centrale per poi uno scarico, un layup. Ha perso la maniglia, la palla gli è scivolata. Devo dire che c'è molta umidità, il parquet continua a bagnarsi, anche la scivolata di Goldwire era per quello, quindi il pallone probabilmente bagnato è sfuggito dalle mani di Dillard. Anche Casini l'abbiamo visto più volte avere un po' di difficoltà nel controllare il pallone e l'equilibrio. Lukic per Goldwire che rientra in campo in questo momento. Goldwire va a attaccare lui, scarica per Lukic, fuori per, ancora per Santiangeli, scarica ancora molto bene per Borsato. Borsato ancora 12 punti per lui in seguito, di seguito. Tra l'altro buonissime rotazioni difensive di Casale che erano riuscite comunque ad andare a colmare i buchi creatasi. Peccato che Borsato sta davvero facendo grandi cose. Sì, io avevo questo presentimento, giocatore di grande davvero precisione, si è messo in striscia. Cutolo dalla parte opposta non trova la seconda conclusione consecutiva a segno. C'è un buonissimo rimbalzo però in mezzo all'area per Amato, che se da playmaker non ha, sta facendo granché, ha comunque avuto un ottimo spunto. Ora una palla ancora in attacco per Casale, è stata un po' fortunata qua Casale. Perso palla Casini, l'ha recuperata subito con un rimpallo e c'è il fallo commesso credo proprio da Borsato. Esattamente, il terzo fallo di Borsato, non sarebbe male cercare di attaccarlo per costringerlo al quarto. Considerando quanto sta dando per Iesi in questo momento Stefano Borsato, 12 punti in un amen. 5 punti ed è grazie a questi canestri che Iesi è rimasta davvero incollata, perché sennò Casale si potrebbe dire che stava comunque legittimando un vantaggio in doppia cifra. C'è un'infrazione di passi per Casini, ai, perché qui Iesi può mettere di nuovo il naso vicino a quello della Junior. Ed è un peccato perché fra l'altro Casini ha messo la palla a terra e poi si era alzato con un bellissimo tiro, un bellissimo jumper da 4 metri che era anche andato a canestro. Niente da fare, 60-55 per Casale, si entra nell'ultimo minuto di gioco del terzo quarto. Due soli possessi dividono le due squadre, Goldwire che è stato silente in questo terzo quarto, d'altronde Borsato si è preso tutti, attenzione, guarda Borsato subito va ad attaccare Amato, ci sarà probabilmente di nuovo un tiro di parte sua, ancora segno, è un giocatore di grandissima tecnica. Una transagonistica questa, è chiaramente una transagonistica di Borsato, però bravo lui e Casale che purtroppo si fa rimontare da un vantaggio massimo di 12 punti, 60-57 quando si va verso la conclusione del terzo quarto. 3 punti di vantaggio, Amato in possesso di palla, 22 secondi, 5 secondi ora per l'azione di Casale, ottima lo spunto di Amato che dopo aver quasi fintato uno scarico in angolo ha invece trovato fall sotto canestro,
quando mancava ormai un secondo alla fine dell'azione, Fala ha trovato un buonissimo fallo ed è proprio il quarto rimborsato. Ottima notizia per Casale. Sì, peccato la notizia non buonissima invece, che in lunetta ci andrà proprio Fall, che non ha nella tecnica dal tiro libero la sua arma migliore. Speriamo ovviamente di essere smentito. Mancano 17 secondi e 76 centesimi al termine del terzo quarto, più 3 Casale, Fall in lunetta per 2 liberi. Sì, non sigla il primo. Borsato si è immolato per la causa, se possiamo così dire. Se ha speso un quarto fallo che poteva essere evitato, ma avrebbe probabilmente non evitato il canestro facile di Fall, una schiacciata che avrebbe dato fiducia a Casale. Ma segno il secondo, ci mette una pezza a Fall e rimangono quindi 2 possessi di vantaggio per Casale. Ci sono 17 secondi da giocare per Iesi, che non avrà in questo caso Borsato fra le opzioni offensive. Io ci gioco 10 euro buoni che Goldwire a questa fine di questa azione andrà probabilmente a un tiro, a meno che non scarichi per un compagno. Goldwire viene costretto a proprio uno scarico e c'è un canestro che non arriva perché fa buona guardia la difesa di Casale, ma Jolly viene evitato il suo tiro. 61-57, più 4 punti per Casale. Diamo la linea alla regia, ci sentiamo fra poco. Punti di vantaggio per Casale quando ricomincia ora il quarto periodo e quindi ricomincia la partita della settima giornata di Lega 2. 61-57 il punteggio, 9 più Casale in vantaggio di 4 lunghezze sulla Fileni Iesi. Dillard in possesso di palla, scarica per Jackson elude molto bene Santiangeli, un po' lungo il suo tiro, non va a segno Jackson, che è un po' il signore degli avvii di partita. Non, in questo caso non ha siglato subito il primo canestro. Comunque sono 15 punti realizzati da Jackson, rimane il miglior realizzatore della squadra e della partita. Dall'altra parte Borsato con 14. Da segnalare la media del tiro da 3 punti di Iesi proprio grazie a Borsato, mentre vediamo un bel canestro di Mason Rocca. Dicevo, Iesi che sta tirando con un signor 7 su 15 da 3 punti grazie soprattutto alla media di Borsato. Attenzione, più 2 solo Casale. Movimento da centro navigato e vecchio stampo per Mason Rocca, però ovviamente è una situazione di gioco che ci si poteva aspettare. Qui Cutolo va a attaccare molto bene la difesa di Iesi, va a costringerla proprio a un fallo. Vediamo chi viene sanzionato, direi Rocca. È il terzo fallo per lui, per Mason Rocca.
Sì, terzo fallo per Rocca, intelligente la lettura di Cutolo ancora una volta, che vistosi marcato molto lontano da canestro ha deciso di mettere la palla a terra e di attaccare Rocca, che ovviamente fa fatica a contenere la penetrazione sugli spostamenti laterali, andando a conquistare due buoni liberi. Paolo, volevo farti discutere su un'osservazione. Valutazioni fra le due squadre 75-52, davvero non, molto ampio il divario a favore di Casale, che forse il lato negativo di questa cosa è che non è riuscita a concretizzare una superiorità a tutto campo. Sì, infatti io non avevo letto questo riscontro numerico, ma già prima ti avevo detto che secondo me Casale non sta raccogliendo per quello che ha seminato. Maggioli fuori con un po' di fatica, ma ancora positiva il suo scarico. Santiangeli, una tripla importante che poteva avvicinare molto Iesi, addirittura almeno uno, non va a segno. Dillard bene, ora bene per come la innesca, mamma mia, falle, non riesce a concretizzare un terzo tempo 1-0. Iesi nella fog, Goldwire ancora una volta non va più veloce lui dei compagni, non riesce a coinvolgere. Dillard aveva costruito il suo decimo assist potenziale. Però ancora una volta quello che avevamo sottolineato anche prima, fall servito in corsa, fa molta fatica, infatti anziché andare a schiacciare ha cercato un appoggio, ma non ha mani buonissime, per cui ha sbagliato. Per fortuna di Casale, Godoy ha buttato letteralmente una palla nel magazzino del Palaferraris. Casale mantiene il più 4 e dà il possesso palla. 8 minuti, 2 minuti sono passati nel quarto decisivo. Iesi difende il suo, Casini va a sfiorare la quinta tripla sarebbe stata la quarta, perché quella di prima è stata annullata dal piede sulla riga. 3 su 5 a questo punto, 60%, comunque una percentuale stratosferica su grandi numeri. Casale spende un fallo, 4 punti di vantaggio solo. Davvero Casale sta raccogliendo poco, nel senso che continua a difendere bene. Non solo, ma sta anche attaccando bene. L'ultima azione è stata costruita benissimo da Dillard, che ha pescato Casini tutto solo fuori dalla linea dei tre punti. Purtroppo il pallone non è entrato. Qui Fall sta per recuperare un pallone, ci mette nella manona, però Maggioli fa valere il fisico e anche un po' di esperienza. Qui Goldwire vuole sfidare Dillard, scarica per Maggioli. Santiangeli, un po' l'attenzione uguale a quella precedente. Rocca, che fatica, e scarica ancora per Maggioli, un rimbalzo offensivo per Ukic fuori per Goldwire, la tripla. Alla fine non siamo riusciti a portarla a casa questa azione. Peccato, Casale era riuscita a costruire un'altra buona difesa, però purtroppo ha concesso un rimbalzo offensivo che si è dimostrato assolutamente letale, e Iesi ha almeno uno. E qui c'è Casini in scarica per Jackson va a un'azione personale molto buona, di talento questo tiro, questo canestro di Jackson. Gran canestro di Jackson qui, veramente un gran canestro. Rischia ancora un'infrazione Iesi, magari non in maniera clamorosa come prima, però fatica comunque buone le letture difensive di Casale, che costringono fin dalla rimessa a faticare molto alla formazione marchigiana. Ukic va per uno scarico, questo è netto il fallo di Cutolo, che era in ritardo. E per fortuna c'è stato questo fallo. Sì, perché si era aperta comunque un'autostrada. E poi c'era Rocca completamente solo sotto canestro. Questo è un fallo davvero intelligentissimo. Più 3 Casale, 65-62. Ritorna sul parquet Capitan Martinoni e va a rilevare un comunque positivo Cutolo. Vediamo quanto aspetterà ancora Giulio Griccioli a rimandare sul parquet Bruttini. È chiaro che lo sta centellinando, ne sta centellinando l'utilizzo e le energie, sì. Ma Bruttini è stato un fattore in questa partita. Sì, ad esempio anche Martinoni è rientrato adesso dopo un letargo di alcuni minuti. Goldwire che non ha avuto un grande secondo tempo, qui secondo me c'era quasi un'infrazione di passi di Ukic, che scarica ancora, che presenza di Ukic, nonostante la grande difesa ha trovato uno scarico bellissimo, canestro del meno uno di nuovo. Certo che Rocca è un'enciclopedia della posizione, sì. Nel farsi trovare, sì, nei canestri sporchi, poi nel senso anche in qualche modo improbabili, è davvero un maestro. 6 minuti e 18, Casale scarica bene Jackson per Martinoni, che finalmente aggiusta la mano dalla distanza. Canestro importante del capitano. Fondamentale in questa fase di partita in cui Iesi rischiava davvero addirittura sorpasso. Grandissimo canestro di Martinoni, ma attacca bene Casale, non c'è nulla da dire. Jukic mette giù la palla e c'è un fallo. Fallo di in Rocca. Attacco. Fallo questa in attacco. Questa volta Rocca si è fatto un po' trovare
con le mani nella marmellata, perché ha bloccato in maniera irregolare a favore del compagno. Beh, si era aperta un'autostrada davanti al compagno, lui ha usato il corpo per aprirgliela ancora di più, per farla diventare un'autostrada a quattro corsie, e l'arbitro è giustamente intervenuto, per fortuna di Casale, che si riporta dal 68-64, si riporta in attacco, quindi con un possesso e un più 4 assolutamente importante. Quattro falli per Rocca, tra l'altro, e quattro per Borsato, insomma sono stati i due giocatori forse più positivi della formazione marchigiana nel secondo tempo. Sono in campo ancora entrambi, ma intanto c'è un canestro di Dillard, questo un canestro di talento puro. 6 punti di vantaggio per Casale, tornano a essere due possessi pieni, e questa è una bella notizia, perché insomma Iesi stava mettendo un po' la freccia tra Rocca e anche la pericolosità di Goldwire. Poi c'è sempre Maggioli che forse si è fatto vedere poco, però potrebbe essere un fattore. Certamente, infatti intanto c'è stato un contatto subito da Dillard in occasione del canestro precedentemente realizzato, quindi un po' claudicante Dillard. 70-64 con Rocca che fa sportellate con Fall e Goldwire che cerca di attaccare Jackson. Goldwire da esterno, più che da playmaker, quasi proprio da point guard, va a una conclusione davvero difficile. Bene ancora Casale in contropiede con Casini, che però non preferisce non rischiare la tripla. Dillard scarica, questa volta male. È incredibile pensare che l'autore di 9 assist riesca anche a fare delle palle perse così clamorose. Ma poi soprattutto Casale aveva la possibilità di andare a realizzare in superiorità numerica, Casini ha riaperto fuori, siamo andati a buttare via un pallone. 70-64 con una buona difesa di Jackson, direi la miglior prova di Jackson comunque da quando è a Casale. Decisamente sì. Jukic per Goldwire, ancora Borsato si rimette in ritmo, no, non è così, poi c'è un rimbalzo conteso con Martinoni che fa la voce grossa nonostante renda qualche centimetro a Maggioli. Martinoni è stato molto bravo nel taglia fuori, è riuscito a mettere il suo corpo fra il canestro e Maggioli e quindi è riuscito a prendere questa spinta. Una buona palla recuperata, importante questa per Casale quando mancano 4:49, e Casale che può controllare questa azione da un più 6. 4 minuti e 45, fallo ora di Jukic. Bravo Dillard a non spingere troppo, perché rischiava anche forse in qualche modo di cadere nel tranello e rischiava il fallo al contrario. Buona notizia per Casale è che è stato commesso il quarto fallo, quindi ieri in bonus c'è una ammonizione ufficiale comminata all'allenatore Piero Cohen. Casale può ripartire, c'è un cambio, intanto viene rimandato sul parquet Santiangeli al posto di Jukic. Casale che ripartirà con una rimessa in zona d'attacco, 19 secondi a disposizione per portare a termine questo attacco e più 6. Però adesso c'è una bella decisione cervellotica da parte dell'arbitro, la palla non era nemmeno in gioco, è stato sanzionato un fallo in attacco ai danni di Fall, il suo quarto fallo. Fall stava cercando di portare blocco per l'uscita di Dillard, la palla non era, ripeto, ancora stata rimessa sul parquet, e peccato perché Casale perde l'occasione per allungare ulteriormente. 4:40, 70-64, troppo evidente il contatto, forse giudicato per gli arbitri per passarci sopra. 70-64, Borsato per Goldwire, Maggioli che praticamente non ha segnato nel terzo quarto. Rocca molto bravo, e qui però c'è un gap di esperienza davvero troppo ampio, anche forse per gli arbitri a livello visivo, era troppo facile vedere queste cose, e quindi il quinto fallo di Fall, direi. È il quinto fallo di Fall, scusate il gioco di parole, quello che potrebbe essere non una bruttissima notizia è che questo fallo manda in lunetta Mason Rocca, che per quanto sia migliorato negli anni non ha sicuramente anche lui, come avevamo detto anche per Fall, nel tiro libero la sua arma migliore. Anche se molto migliorato, io... Certo, l'ho detto, è stata la premessa. Certo. 70-64, Rocca potrebbe ricucire un po', chiaro che non è la sua specialità, infatti sbaglia, però in tanti anni in Serie A abbiamo visto davvero, nonostante la meccanica sia davvero rivedibile, l'efficacia alla fine sia così migliorata. Sbaglia però anche secondo Rocca. E in questo caso sì, Casale è stata abbastanza graziata perché c'era una palese invasione prima del tiro da parte di Bruttini. Sì. Bene così. Martinoni, scarico per Jackson.
il più continuo e d'altronde anche il miglior marcatore della Union in questa serata. Jackson ancora bene per Martinoni, Martinoni dall'altra parte, cambia l'angolo ma non l'efficacia, rimane molto positiva, tripla del capitano, seconda tripla consecutiva, Casale che torna a respirare a più 8. Era questione di fiducia, il capitano è andato in fiducia, ma molto bene Jackson, è molto molto bene Jackson anche in questa azione, molto Rocca, lucido. Rocca sportellate con Bruttini, Rocca continua a avvicinarsi al canestro, scarica per Maggioli, Maggioli per Santiangeli, c'è un contatto anche con Maggioli, con Martinoni che rialza polemicamente Santiangeli dicendogli di alzarsi, c'è un tecnico, qui Martinoni se n'è andato a cercare. Qui Martinoni ha sbagliato lui secondo me, non so se c'è il doppio tecnico, comunque il tecnico a Martinoni penso che sia stato fischiato. No, 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 il tecnico assolutamente no, il tecnico è stato dato a Santiangeli. Ah, a Santiangeli solo? Assolutamente sì. Allora, secondo me gli arbitri hanno, non so, lasciato correre prima su quel contatto che Santiangeli forse aveva esagerato. Poi Martinoni l'aveva tirato su l'avversario dicendogli di non simulare, tornando forse c'è stata qualche parola di troppo. No, Martinoni sportivamente è andato a tirare su Santiangeli, Santiangeli l'ha mandato tranquillamente a quel paese in modo abbastanza evidente, gli arbitri l'hanno visto e sanzionato andando a combinare questo tecnico che potrebbe riportare Casale a un vantaggio consistente. Primo tiro libero realizzato da Casini, 73-64, ancora un libero per Casini, 2 su 2 per lui e si riprende con un possesso di palla con Casale che torna a un vantaggio in doppia cifra. Potrebbe essere la spallata decisiva la partita, tocchiamo pure ferro, però Casale insomma torna a più 10 dopo tempo in memore. Certamente, con una buonissima produzione offensiva da parte di diversi giocatori, Martinoni che arriva a quota 17, 16 Jackson, Casini 13. Jackson ancora in possesso di palla perché come dicevamo dopo il tecnico ci sono due liberi e poi anche la palla in mano, 3 minuti e 25, Casale deve gestire bene i prossimi 2-3 possessi offensivi, magari pensare di incrementare ancora per poter stare tranquilla. Sbaglia il primo, sbaglia il tiro, ma c'è un rimbalzo offensivo di Bruttini che non converte in canestro. Martinoni costretto a commettere il fallo, poteva davvero starci un più 12, non sarebbe stata nessuna polemica a questo punto. No, un buon tiro preso benissimo da Jackson, è uscito di poco, benissimo Bruttini a rimbalzo d'attacco che però sul tapping non è riuscito a trasformare, fallo di Martinoni, 2 tiri liberi regalati a Goldwire, peccato Casale dal più 12 rischia di trovarsi sul più 8. È davvero, sliding doors, in questo caso potrebbero essere negative per la Junior, davvero un momento che poteva arrivare a 4 possessi di vantaggio, invece si rimangono praticamente solo 2 e un pezzo. 74-66, Dillard bene in modo in cui si divincola della guardia avversaria, Jackson senza paura dalla parte opposta, quindi vicino al canestro d'attacco, Casale ha un'occasione importante da sfruttare, Jackson deve attaccarlo assolutamente, a 4 falli Rocca. Rocca difende bene ma alla fine Jackson ha la meglio, 76-66. Jackson mi è piaciuto molto questa sera. Assolutamente sì, l'abbiamo commentato, certamente la miglior partita di Jackson da quando è a Casale. E anche lo spauracchio Maggioli dalla distanza non va a segno, Casale che ha tutto a questo punto per un match point in mano, 2 minuti e mezzo, nel basket si può dire tutto fino alla sirena, per carità, però 10 punti palla in mano, 2 minuti e mezzo, insomma è un buon modo, diciamo, per partire che è questa volata importante. E in questo caso Dillard esagera un po', spinge il contropiede Goldwire per Borsato è caldissimo però non lo è più come prima, c'è un rimbalzo lasciato dalla Junior alla fine nelle mani di Goldwire, liberissimo Jukic per provare una tripla, eccolo dall'angolo, sbaglia anche lui di passaporto danese, non va a segno, 10 punti e Casale che mette le mani sul match. 2 minuti da giocare, più 10 Casale che vede premiati i suoi sforzi difensivi e la sua lucidità, devo dire che stasera molto più lucida da 9 più di tante altre occasioni. Sì, anche con tanto talento offensivo finalmente mostrato tra Martinoni, Jackson, Dillard in alcune letture, ma va vicinissimo Martinoni alla terza tripla del suo quarto periodo, all'ultimo secondo Casale sbaglia però il canestro che avrebbe detto alla fine della partita, c'è comunque un fallo ora ancora, 76-66, 1 minuto e mezzo. Martinoni sta diventando davvero un giocatore di esperienza incredibile
Io l'ho sempre, anche gli anni scorsi nelle telecronache, l'ho sempre chiamato il giovane vecchio Martinoni, non dimentichiamo è dell'89, quindi ha soltanto 24 anni, ma un'esperienza, un modo di stare sul campo di un giocatore di 35 anni, l'ha dimostrato in questa circostanza andando a commettere nuovamente un fallo su Rocca, che è reduce da uno 0 su 2 in lunetta. Questa volta non è premiato tantissimo perché Mason Rocca realizza il primo libero, però comunque è stato evidente a livello di scelta che l'ha voluto fare. Certo. E l'ha fatto anche nei termini senza rischiare un antisportivo, peraltro. 2 su 2 per Rocca, quindi 3 su 4 per... anzi no, scusate, era 2 su 4 perché prima aveva fatto 0 su 2. In sostanza, time out di Griccioli, 76-68, 1 minuto 31. Casale, davvero, ancora paio di azioni buone e può magari pensare di festeggiare. Deve gestire questo vantaggio, il che non vuol dire nascondersi, deve continuare ad attaccare, magari dopo aver fatto scorrere come nell'occasione precedente almeno un 15-20 secondi per arrivare all'orologio sotto il minuto. Dicevamo, Casale sicuramente una prestazione di carattere ma anche di lucidità, perché mi sembra che sia stato eseguito il piano partita sia in attacco che in difesa in modo più che egregio. In attacco, andando a cercare numerose volte Jackson a spalle a canestro per cercare di sfruttare dei mix match, e Jackson ha risposto presente, perché per la prima volta da quando è a Casale è arrivata una quota cospicua di bottino personale, 19 punti da lui realizzati in 33 minuti e 32 secondi di utilizzo. Dillard non è stato validissimo a livello di produzione e di realizzazione, ma assolutamente da sottolineare i 9 assist smazzolati, addirittura vicino a quella che potrebbe diventare una doppia doppia, 8 punti realizzati, 9 assist. Molto molto bene Bruttini e molto molto bene capitan Martinoni, che dopo qualche errore si è sbloccato, 16 punti per lui e 5 rimbalzi totali. Si riprende, a te Alessandro. 5 rimbalzi anche per Dillard, pertanto per completare il discorso sull'americano. Casale deve gestire assolutamente questo possesso, lo fa abbastanza bene, perché Jackson riesce a farsi commettere addosso un fallo anche abbastanza violento. Casale che avrà 2 liberi a questo punto. Jackson è stato molto freddo e glaciale qualche domenica fa al debutto per mandare all'overtime una partita con Barcellona dalla lunetta. Una coppia di liberi potrebbe davvero rimandare Casale a più 10 e dire quasi la parola fine sulle sorti di questo match, però aspettiamo a parlare. Martinoni si avvicina a Griccioli per 2 parole, approfittando della pausa tecnica di questa partita. Jackson in lunetta sigla il primo libero, applausi per lui, 20 punti per l'americano che ha avuto trascorsi già in Europa, in Polonia. Invece il rookie Kevin Dillard questa sera va vicino a una serie di assist molto importante. Altro timeout, d'altronde questa volta è Cohen che vuole organizzare un gioco offensivo. C'è tanti punti da recuperare con poco tempo a disposizione. Bene DJ, bene David Jackson in questa partita, dicevamo la sua miglior prestazione in canotta rosso-blu. Anche in questo caso si è dimostrato carico e freddo, 2 su 2 per lui, 21 sono i punti realizzati da Jackson. Va bene, bene Casale, a prescindere dal minuto 28 che manca ancora per arrivare a portare in porto la barca rosso-blu. Bene, perché Casale sta dimostrando comunque una crescita, io ne sono personalmente convinto, l'avevo anche detto prima della partita, questa è una squadra destinata a crescere, perché sul valore di giocatori come Martinoni e Bruttini credo non possano esserci assolutamente dubbi, e questa sera entrambi l'hanno dimostrato, così come Cutolo, che alterna cose non bellissime a cose di assoluto valore. Poi ci sono i giovani, e i giovani se utilizzati a dovere non possono che crescere quando c'è il talento, e i due americani certamente hanno nel loro potenziale di più di quanto non hanno dimostrato fino ad oggi. Tutto questo ci fa pensare che Casale è una squadra destinata a crescere con l'andare del campionato. Importante, fondamentale portare a casa questi 2 punti questa sera. Sì, Jukic per Borsato, riprende il gioco Maggioli, allo spazio per una tripla, la tira ma è molto storta, addirittura un airball. Goldwire però molto bene nella lettura, c'è un'altra tripla di stesso Goldwire, rimbalzo ennesimo di offensivo di Iesi. E alla fine il più bravo di tutti, come sempre, è Mason Rocca, che è il più concreto, riesce a ottenere un fallo e quindi solo lui riuscirà forse a muovere il punteggio per la formazione marchigiana. Ha cercato la conclusione da 3 punti in 2 occasioni
Iesi, prima con Maggioli che ha tirato malissimo, poi con Goduar che ha sbagliato, però due rimbalzi offensivi concessi a Iesi. Vediamo se Rocca si ripete dalla lunetta, questa volta sbaglia e quindi mi viene da dire altro buon fallo commesso da Martinoni. Adesso bisogna assolutamente recuperare il rimbalzo su un eventuale altro errore di Rocca. Rimbalzo conteso fra Maggioli e Bruttini, probabilmente non ce n'è bisogno perché Rocca va a segnare il meno 9, tre possessi pieni di vantaggio per Casale, rischia qualcosa però Jackson scarica bene per Casini, Casini per Bruttini che si vede sporcato il passaggio da il possesso da Rocca. Beh, c'è il pressing, logico, sì, pressing di Iesi per cercare di recuperare, adesso Casale deve passare la metà campo. Ma ora deve... i lunghi dovrebbero in qualche modo andare un po' più lontani e evitare traffico. Bene, 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 c'è il fallo commesso da Casini che in queste situazioni si dimostra un giocatore molto esperto e molto intelligente. Casini va a subire un fallo che gli darà la possibilità di andare in lunetta per due tiri liberi, 1 minuto e 11 più 9 e potrebbero addirittura diventare più 11 in caso di un 2 su 2 auspicabile da parte Casini, di Carlos Casini. Dopo alcune prestazioni offensive non molto positive, va a una serata da 13 punti più eventualmente il secondo libero perché il primo l'ha sbagliato e avrebbero potuto essere di più, ricordiamoci, sì, quella clamorosa schiacciata stampata sul ferro, ma poi un'altra azione offensiva in cui poteva quasi siglare due punti, non è stato così, ma comunque al 14° punto personale, 79-69, Goldwire, ora c'è solo da limitare lui e Borsato, forse con una penetrazione si alza Borsato che ormai prova, ha perso lo spunto dopo quella striscia strepitosa del terzo quarto. Fallo ancora della difesa rossoblu, ancora, grande presenza offensiva di Rocca, sì, che è l'ultimo a morire. Sì, assolutamente sì, davanti a questo giocatore possiamo soltanto davvero toglierci il cappello, un giocatore che ha calcato i palcoscenici importanti della 1, è stato in nazionale, adesso qui in Lega 2 e gioca con la stessa voglia, lo stesso entusiasmo, la stessa dedizione e applicazione che aveva su palcoscenici ben più importanti. Rocca comunque 15 punti, non è mai stato un grande realizzatore, 6 rimbalzi conquistati, sbaglia il secondo, quindi Casale può ripartire sul più 9 e Dillard è bravo questa volta, sì, a deludere la pressione. Si mettono anche proprio nelle posizioni giuste i giocatori di Casale, ora ci sarà probabilmente un fallo di Goldwire, così è. Mi sembra abbastanza sterile questo tentativo di Iesi, però giustamente c'è anche una differenza canestri da cercare comunque di limitare in previsione anche del ritorno e di una classifica comunque generale. Ovviamente la partita finisce al 40° e solo all'ultimo avremo il punteggio finale, 79-70 che diventa 80-70 con 10 punti di vantaggio per Casale che possono diventare addirittura 11 e così è. E Dillard che va in doppia cifra. È ancora un time out chiesto da Iesi perché probabilmente c'è proprio questo discorso di chiudere non solo tanto con onore ma di chiudere con il minor gap possibile. Sì, ma non credo sia solo questo, Alessandro. Anche per questione mentale. Esattamente, penso che un allenatore abbia il dovere di trasmettere ai propri giocatori la voglia e la volontà di giocare fino al 40°, di provare ad andare a far canestro fino all'ultimo secondo, anche per andare via da questa partita, anche se persa, comunque non con il ricordo di una debacle o di aver sollevato le braccia anzitempo. Paolo, una serata è molto indicativa della difesa di Casale, serata difficile sia per Goldwire che per Maggioli, che nella teoria dovrebbero essere invece i giocatori più prolifici. Goldwire se ne uscirà con un bottino presumibilmente sotto i 15 punti. Ma è chiaro che la difesa impostata nel piano partita da parte di Griccioli era chiaramente votata al contenimento di questi due giocatori. Ovviamente sono stati lasciati un po' di spazi inevitabilmente ad altri come Santiangeli e come Borsato, ma sicuramente il piano partita ha premiato. È così, 11 punti di vantaggio per Casale, esce ora dal time out la formazione casalese e quella iesina, riprende dalla zona d'attacco proprio la Fileni, Goldwire per una tripla probabilmente appena troverà lo spazio, eccolo così, l'abbiamo chiamato, 17° punto per lui, si avvicina addirittura ai 20, però ci sono solo pochi secondi ormai da giocare, un fallo di Borsato e Jukic in comproprietà. Ferma comunque molto presto il cronometro la formazione iesina, è il quinto fallo di Borsato. Altri due tiri liberi per Dillard che grazie ai viaggi in lunetta sta pian pianino aggiustando il suo tabellino, rimpolpando il suo tabellino, è a quota
11 punti realizzati, altri due tiri liberi per Dillard. Mi piacerebbe che in questi 39 secondi potesse esattamente per realizzare la prima doppia doppia della sua storia italiana, anche se sarà abbastanza difficile visto che ormai ieri ricorre al fallo sistematico. Nel solco, diciamo, di doppie doppie con gli assist di eccellenti precedenti qui a Casale, Hickman ma anche Levin, mi ricordo che era un abitué di questa speciale statistica. 83-73 Alessandro. Niente, 10 punti, tra l'altro anche Casper Ware, anche per citare l'ultimo, che sigla una doppia doppia di questo tipo. Casale che recupera un pallone, 10 punti di vantaggio. A questo punto Iesi ha sbagliato anche l'ultimo attacco. Sì, direi che la partita adesso è davvero chiusa. Doppia cifra di vantaggio per Casale, 24 secondi, quindi teoricamente se Iesi non deciderà di commettere ancora fallo, Casale potrebbe andare fino in fondo. La palla viene gestita da Casini, ma vediamo che Iesi continua a difendere. Bene Casale che va ai classici quattro cantoni, quattro angoli per evitare anche di subire il fallo. Lo scarico di Casini per Martinoni. La ciliegina sulla torta per Martinoni. Grande, che davvero un ottimo rientro, diciamo, da starting five. Sì, grande presenza di Casini che ha portato a spasso tutta la difesa di Iesi e poi è andato a servire un assist al bacio per Capitan Martinoni che va a realizzare il suo 18° punto, subisce fallo, va anche in lunetta per il 19. Libero supplementare. 19 punti 19 per Martinoni, lui, 21 per Jackson, 12 per Dillard, 14 per Casini, 8 per Bruttini. Queste le statistiche dei 5 iniziali, tanto va qui fortuitamente Goldwire a colpire, direi fortuitamente, non l'ho visto bene, però l'ho visto cadere a terra Casini. Un colpo, penso fortuito, sì, così si spiegano così. 10 punti e finisce così la partita. 86 Casale, 76 Fileni Iesi. Seconda vittoria per la Novi Più Casale, che domenica sarà chiamata a un impegno particolare in quel di Biella. Assolutamente, il derby a Biella, partita con un fascino assolutamente particolare. Però Casale che ci arriva con questi 4 punti in classifica, torno a ripetere, non devono preoccupare, debbono essere un trampolino di lancio per il prosieguo del campionato. Grande merito va dato comunque a questi ragazzi e all'allenatore che questa sera hanno, oltre a aver vinto una partita e aver conquistato due punti importanti per la classifica, hanno anche fatto vedere buonissime cose a livello tecnico, hanno divertito il pubblico presente. Bene, Casale ha conquistato la vittoria che voleva e che doveva conquistare, che ci voleva per riniettare nelle vene di questa squadra la giusta dose di fiducia. Sfilano i giocatori qua davanti a noi, finisce la partita 86-76, 10 punti di divario fra le due squadre. Casale ottiene la seconda vittoria della sua stagione, ottimo così, avanti così, verso il derby con Biella. Si chiude anche la nostra radiocronaca, ci sentiamo presto sulle frequenze di Radio Gold, buona serata a tutti. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Devi dire, se fare una battuta a Giovara che non ha avuto davvero il tempo di mettersi in moto. 3 punti di svantaggio per la formazione di Casale, rimangono 3. Clamoroso il tentativo, quasi veramente si potrebbe dire tap-in, però era molto basso, diciamo un rimbalzo un po' sporco di Maggioli, stava per fare un canestro clamoroso, non va a segno. Invece 6 minuti e 25 da giocare, Casini innesca Jackson ha lo spazio per una tripla, sbaglia, ma rimbalzo sicuro di Maggioli. Goldwire spinge la transizione per la Fileni Iesi, Maggioli vuole una tripla, poi però ci ripensa, rimane molto lontano e fa a sportellate con Martinoni, alza un po' le braccia, non viene fischiato niente. Jackson va a murare un tentativo di scarico complicato di Goldwire va a tentare la vita al suo dirigente accompagnatore. 3 punti di vantaggio, c'è una rimessa ancora per Iesi dopo questa azione un po' carambolosa. 6 secondi a disposizione di Iesi per questa azione, doppio cambio Casale, tornano in panchina Jackson e Amato, ritornano sul parquet Giovara e Dillard, e io suggerirei e direi che Casale ha assolutamente bisogno che Dillard entri in partita, perché fino a questo momento non è stato assolutamente un fattore. E rientra anche tra l'altro Giovara, appunto come hai detto tu,
Allora era solo proprio il tempo per parlarci un po' insieme, quello fra Griccioli e Giovara, perché l'ha subito rimesso in campo. Ora uno scarico che fa il non controlla di nuovo. 5 minuti e 39, Casale sta un po' pasticciando in questo momento. Potrebbe a questo punto davvero, con un paio di canestri, considerando un po' le difficoltà di Iesi, portarsi di nuovo in vantaggio. Sì, però questi sono errori, palla persa da Dillard, secondo me. Dillard ha dato un pallone difficilissimo a Fall in movimento, e Fall è fortissimo di gambe, però non ha ancora il controllo del corpo per controllare questi palloni in movimento. Qua, per cui la palla è persa da Dillard. Qua Fall ancora un po' troppo zelante nel inseguire Rocca, ha un pochino forzato un contatto che Rocca ha poi trovato. Rocca quindi guadagna un fallo e una rimessa ancora in attacco per Iesi, 3 punti di vantaggio per la formazione ospite qui al Pallaferraris in questa settima domenica di campionato. Casale che è reduce dalla sconfitta con Imola e dalla sconfitta casalinga con Veroli, e a quella di Imola poi oltretutto, cioè praticamente Casale l'ultima volta che ha vinto in casa con Capodorlando, ce lo ricordiamo bene. 9 più che entra in bonus, è quarto fallo di squadra, per cui dalla prossima si tira, 3 falli ha commesso Iesi, e partita che sembra a ritmi un po' più lenti in questo secondo quarto, con un punteggio più basso, pochi canestri realizzati in questo secondo quarto. Ancora però pasticci da parte di Iesi in attacco, che a parte queste triple un po' estemporanee, giocate di talento, non ha poi trovato grande giocate di squadra. Ora un canestro tentato e non segnato da Martinoni, che non ha ancora trovato continuità, soprattutto quando coi tiri piazzati. Questo è uno dei problemi di Casale sicuramente, perché Martinoni è il giocatore su cui Casale ha puntato per questa stagione, ma Niccolò, che è un giocatore che ha dimostrato di poter fare assolutamente la differenza in questo campionato, non è ancora a posto, e lo si vede dalla mancanza di fiducia al tiro. Sì, dalla mancanza di spinta anche, direi, perché davvero in 2 o 3 occasioni gli è mancato proprio un po' di spinta, secondo me, un po' di fiducia nelle gambe. Buono l'avvio di Martinoni in quanto ad agonismo, in difesa, in quanto a anche canestri di tocco come suo solito, meno a gioco, diciamo, quando è stato innescato al tiro, soprattutto dalla distanza. Del numero 10 di Iesi, Djukic va a segnare il primo ma a sbagliare il secondo. 5 minuti ora, si gira la boa del quindicesimo. Dillard, come detto, Dillard deve assolutamente suonare la carica, un po' per lui, un po' per i suoi compagni. Martinoni di fisico invece va tutt'altro e va a trovare un'ottima conclusione personale. 2 punti di vantaggio per Iesi. Molto bene. Bel canestro di Martinoni, malgrado l'aiuto di Maggioli. Djukic scarica bene per Maggioli, Maggioli in autostrada e non la sfrutta quasi, poi va a trovare un fallo quando poi sotto canestro ci sono le mani lunghe. Ma non così lunghe, perché Maggioli è comunque più lungo di tutti. Fallo e manda in bonus, al di là del fatto che era quasi forse un'azione di tiro. Comunque Maggioli andrà con 2 liberi. 2 liberi per Maggioli e il secondo fallo di Fall, che viene richiamato in panchina, torna sul parquet Bruttini. Buon lavoro da parte di questo ragazzo, che ha anche realizzato 6 punti in un amen, sempre ben innescato dagli altri, però ovviamente in difesa fa fatica. Bruttini è più grosso e anche più esperto, speriamo per Casale ovviamente riesca a contenere un po' meglio un Maggioli che si sta rapidamente avvicinando alla doppia cifra, anzi l'ha già anche raggiunta, perché con il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione già realizzato arriva a quota 10. Ancora un libero per Michele Maggioli, 2 su 2 per lui, e nuovamente più 4 per Iesi, 32-28. Sì, agli 11 punti Maggioli aggiunge anche 5 rimbalzi, ma non è sicuramente una novità, anche perché davvero da quell'altezza lì è anche più facile giocare a pallacanestro per certi versi, soprattutto quando si gioca vicino al ferro. Un fallo che porta la Junior a una rimessa, penso. Sì, c'è una rimessa, ma non è stato sanzionato fallo, è stata sanzionata semplicemente la rimessa in zona d'attacco. C'è stato uno scontro fra Dillard e un giocatore di Iesi, Dillard è finito a terra. Però continuo a dire, Alessandro, Dillard 0 punti dopo 16 minuti di gioco, questo credo sia
un pochettino un problema per la 9 più, che ha assolutamente bisogno dei punti di quello che è certamente il giocatore con più talento offensivo, sì, nel, certo, roster a disposizione, certo, di... anche perché è vero che tre assist e due palle recuperate, però sicuramente il talento offensivo di Dillard lo ha fatto già vedere, quindi ci si aspetta di più anche a livello di contributo numerico e contributo di proprio di canestri. Martinoni scarica per Giovara, Giovara va al primo tiro della sua partita, un tiro molto complicato e un fallo guadagnato da Martinoni di esperienza su Gaspardo, lo ha proprio, ha trovato la posizione e non l'ha più mollata. Giovara in questo caso è andato a fare un terzo tempo un po' improbabile da lontano, tirando fra l'altro con la sua mano debole, con la mano destra. Per fortuna Martinoni era ben piazzato, è andato a subire fallo, altri 24 secondi a disposizione di Casale per questo attacco. Casini, che ha siglato una tripla molto importante prima, va ora per la seconda tripla mancina della serata e l'abbiamo chiamata, secondo canestro, un punto di vantaggio per Iesi. Casale ha ricucito praticamente in maniera quasi completa lo strappo, ancora questa famosa zona, questa famosa pressione dopo il canestro sta per mettere un po' di difficoltà nella formazione di Iesi, invece poi Iesi riesce comunque a gestire bene il possesso. Borsato si mette in proprio, un canestro che però non arriva per il giocatore italiano, un punto di vantaggio, ma ora Casale può di nuovo tornare in vantaggio. Dillard scarica male, però scarica molto male per un compagno, forse era per Martinoni, ma è andato proprio a scaricare una palla sul muro, era un po' complicato. Casale comunque rimane in attacco, non solo rimane in attacco ma andrà in lunetta con Martinoni per due tiri liberi, perché anche Iesi nel frattempo è arrivato in bonus e ci saranno quindi due tiri liberi per Martinoni, che danno la possibilità potenziale ovviamente alla 9 più di rimettere la testa avanti, visto che il punteggio è fissato sul 32 Iesi, 31 Casale, quando mancano 3 e 31 all'intervallo lungo di questa partita. Capitan Martinoni in lunetta. Sì, Martinoni per due liberi, il primo non va a segno per veramente un non nulla, molto sfortunato in questo caso il capitano. Un punto ancora, quindi potrà solo al massimo ricucire completamente lo strap e quindi andare a pareggiare. Va a segno così proprio Martinoni e c'è un altro cambio per Cohen, che alterna i suoi due totem, prima quello più famoso e reale, ovvero il più alto Michele Maggioli, adesso rientra in campo però Mason Rocca, che è un po' più basso ma ci ha abituato, come sappiamo bene, a ottime prestazioni sotto canestro. 32-32, parità perfetta. Goldwire attacca Dillard, cerca di farlo impazzire, scarica per Borsato che ha invece questo tiro nel curriculum, non va a segno, anche davvero di non di poco lo sbaglia. Buona difesa ancora di Casale, Dillard, finalmente lo spazio per Dillard e finalmente Dillard trova un jump e un canestro dopo un po' di assenza. Un contropiede molto ben giocato da, molto bene rapidamente giocato da da Iesi, con Borsato che scarica per Gaspardo. Punteggio di nuovo sulla piena parità, 34 pari. Sì, in questo caso è stata punita la zone press di Casale, che è stata saltata, se viene saltata la prima linea, poi è chiaro che c'è sempre un superiorità numerica. Altra tripla, Marcos Casini, e ne fanno tre, e questa volta è un più tre per Casale, che sta davvero giocando bene in attacco, soprattutto quando Iesi si schiera a zona, viene attaccata molto bene questa zona 3-2 da parte di Casale. Casini davvero di solito centellina molto le sue triple nonostante abbia percentuali molto alte, in questo caso 3 su 3. Goldwire prova a imitarlo, non va a segno, lancia invece il contropiede di Casale, transizione che viene poi fermata da Dillard, aspetta i compagni, Dillard sfrutta il blocco di Bruttini, Dillard un buon spunto però non va a segno. Ancora un tiro, in questo caso comunque mi sento di dire ben preso dal giocatore americano, che ha bisogno anche di sbagliare per poter dimostrare di... Ma anche perché ne aveva appena messo uno, quindi si sentiva caldo, diciamo. Ora palla in angolo per Ukic che sfida Casini, buona ancora la difesa di Casale, chiude bene la porta il quintetto rosso-blu, scarica Casini per Dillard, 1 minuto e 30, 3 punti di vantaggio, Casale può ancora mettere qualche punticino fra lei e gli avversari. Dillard scarica bene, molto bene, bellissima questa azione, stupenda azione di Casale. C'è il time out, possiamo parlarci su
In questo caso Iesi era tornata a uomo, Dillard è riuscito a giocare davvero un pick and roll stupendo, ha aspettato il taglio di Martinoni, l'ha pescato con un lob alto e Martinoni è andato a trasformare. Veramente una bella azione questa di Casale, 39 Casale, 34 Iesi, massimo vantaggio per la formazione di Griccioli, ma soprattutto un Martinoni che da quando è rientrato dopo il riposo ha davvero messo la zampata su questa partita ed è già in doppia cifra, non è ancora aggiornata la statistica, ma credo abbia già realizzato ben 11 punti. Sì, è così, 11 punti per lui e 12, scusate, 11 per lui e 11 per Jackson sono i migliori marcatori di Casale. E 9 casini, abbiamo quasi 3 in doppia cifra. Esatto, direi. esattamente così. Anche perché Casale aggiunge molto poco oltre a questi tre marcatori, perché aggiunge poi 2 punti per Dillard che ha segnato poco fa e 6 per Fall. Sicuramente un buon momento per Dillard, che ha avuto una buonissima lettura dopo alcune letture invece più incerte. Questo è stato uno scarico davvero positivo. Evidentemente il canestro di prima gli ha dato davvero molta fiducia per aver trovato poi anche il coraggio di una lettura un po' pericolosa ma vincente. Sì, lui è sempre un po' al limite, un po' borderline sulla pericolosità delle sue cose, però ovviamente è un giocatore di talento e Casale di questo ha bisogno. Si riprende 39-34, manca 1 minuto e 16 al termine del secondo quarto di gioco. Sì, addirittura 6 assist segnati dai ragazzi delle statistiche per Dillard. 39-34, un minuto alla fine del terzo, del secondo quarto. Goldwire, che zampata ancora. Mamma mia, che canestro. Goldwire è bravissimo a spaziarsi, esattamente. Tira sempre cadendo all'indietro ed è praticamente immarcabile. Poi fa anche canestro, insomma. Sì, sì, assolutamente un grandissimo fisico, tra l'altro, per questo giocatore. Questa volta buona, non così buona l'incursione di Dillard, cioè buona l'incursione, non vincente lo scarico, però Casale rimane in attacco perché Bruttini ottiene il secondo fallo di borsato ed è il primo giocatore di Iesi ad andare con la doppia penalità e quindi incominciano anche qualche problemino, qualche pensiero per Cohen per quanto riguarda i falli dei suoi giocatori. Per Casale invece 2 per Giovara, 2 per Cutolo, 2 per Fall. Casale ha speso più falli degli avversari, ma comunque è avanti di 3 punti. Da segnalare anche a livello statistico, Alessandro, che Casale è avanti a Iesi nel computo dei rimbalzi e considerando che da una parte certo, ci sono Bruttini, Fale, Cutolo, dall'altra parte ci sono i signori Maggioli e Rocca, questo credo sia una statistica che sta incidendo molto. Ora Cohen si gioca anche la carta Fallucca, 2 su 2 di Bruttini, 41-37, 4 punti. Fallucca, dicevamo, un giocatore che ho seguito con interesse agli europei under 20, ha vinto la medaglia d'oro insieme a anche al nostro medio della valle. Ora un fallo di Rocca che non si è spostato, però ha guadagnato comunque un fallo. Bruttini ancora molto bene il senese, in questo caso andrà a tirare 2 tiri liberi. Sì, un fallo onesto quello di Rocca, ovviamente un giocatore spicoloso, lo conosciamo tutti. Bruttini bene, secondo me sta facendo un buon lavoro soprattutto in difesa e a rimbalzo, Davide Bruttini, per quello che le sue condizioni fisiche attuali gli consentono. Per cui altro fallo subito da Davide Bruttini, altro viaggio in lunetta, già realizzato il primo tiro libero e reduce da una striscia di 3 liberi consecutivi. Vediamo se riuscirà a completare questa striscia. 4 su 4 per Bruttini e un nuovo più 6 per Casale a 24 secondi dal termine del secondo quarto. Davvero sorridente in questo momento il termometro per Casale, che ora rischia di prendere un altro pallone, dovrebbe cercare di recuperarlo a questo punto, invece sì, ce la fa con Dillard, rimane quindi in possesso Casale, innesca il contropiede Dillard per Jackson, niente fallo, che pasticcio, alla fine Casale non riesce a siglare un canestro, poteva essere il più 8, un'infrazione di passi clamorosa, anzi di palming di Fallucca. Iesi ha buttato alle ortiche un canestro che poteva chiudere il suo secondo quarto. Anche Casale però, sì, c'è time out, mancano 3 secondi 82, lo possiamo raccontare. Casale ha recuperato un bel pallone a metà campo frutto di un raddoppio di Jackson e Dillard su Goldwire. 3 contro 1, Dillard si è catapultato in contropiede, però c'era Rocca che in queste situazioni un vero maestro, non si è spostato e è riuscito ad andare a costringere all'errore Jackson malgrado il 3 contro 1. Dalla parte opposta quindi sono stati lasciati ben 8 secondi a Iesi per portare avanti
oltretutto in transizione con la difesa di Casale completamente scoperta per portare avanti questa transizione, e Borsato è andato a commettere l'azione di palming, per chi non è addetto ai lavori, vale a dire durante il palleggio mettere la mano sotto la palla e sostanzialmente interrompere il palleggio in movimento, per cui infrazione giustamente sanzionata dagli arbitri, possesso, ultimo possesso della partita del secondo quarto a questo punto per Casale, 3 secondi 82 centesimi da giocare per la 9 più, che dovrà cercare in questo ridottissimo lasso di tempo di costruire un tiro con qualche possibilità per realizzare e andare al riposo con il massimo vantaggio. Parte in questo momento a te Alessandro. Dillard 2 secondi, Dillard supera metà campo, si alza da lontanissimo, va a sfiorare la tripla del buzzer beater, non lo trova, 6 punti di vantaggio quindi per Casale, 43 a 37, buona partita da parte della Junior, soprattutto in difesa ma anche in attacco, alla fine ha trovato delle ottime letture e un ottimo contributo anche di Martinoni, che era mancato ovviamente nelle precedenti partite. Sì, da segnalare che due giocatori in doppia cifra, Jackson e Martinoni, più Casini, molto vicino alla doppia cifra, 9 punti realizzati, stanno a significare un buon impatto di squadra e buona distribuzione, sì, da parte dell'attacco di Casale. Andiamo a riposarci anche noi, 6 punti di vantaggio, 43-37, ci sentiamo fra un quarto d'ora circa. 40 secondi. Siete collegati nuovamente con il Palaferraris di Casale, settima giornata ad Ecco Gold di Lega 2, 6 punti di vantaggio per Casale, 4-3, 3-7 all'intervallo fra Novi più Casale e Fileni Iesi. Dicevamo, una partita che è una super classica del secondo campionato di basket italiano. Casale e Iesi davvero hanno fatto la storia di questo campionato, tanti anni anche per Iesi, tra l'altro anche nella massima serie. Uno solo per Casale, però poi tanti anni in Lega 2, tanti anni in cui abbiamo visto Maggioli, che ora è in possesso di palla nella prima azione del terzo quarto, scarica molto bene per mi pare Santiangeli, sì, canestro che non arriva per Iesi, davvero due errori sotto porta a porta vuota. Casale però spende un fallo, primo fallo di questo terzo quarto, subito forte Iesi in questo via di partita, Paolo. Ma sì, subito ad andare a mettere in pratica il piano partita, vale a dire portare palla a Michele Maggioli in post basso, che in questo caso ha preferito scaricare, e poi un po' di confusione sull'azione di rimbalzo, ci sono certo il fallo e due tiri liberi per Santiangeli, che ha già realizzato il primo. Va per il secondo Santiangeli, sigla il secondo, 4 punti quindi, già un pochino rosicchiato il vantaggio che avevamo appena nominato in precedenza, che aveva chiuso il secondo quarto. Terza frazione quindi, che incomincia con due liberi a segno per Fileni Iesi, in campo con Borsato anche oltre a Santiangeli e Maggioli, Jukic, anzi no, si sì, vede un canestro da parte di Jackson, sì. Un bel canestro di Jackson, secondo me viziato parzialmente da una mezza infrazione di passi, per fortuna gli arbitri non sono d'accordo con me. Jackson di nuovo il più veloce a uscire dai blocchi per Casale, come già successo nel primo quarto, molto bene l'americano in avvio di partita. Ora una scampagnata di Maggioli che non va a segno, non viene chiusa con un canestro, rimane in attacco però Iesi, ora proprio vicino a noi, Goldwire prova un'altra tripla davvero difficile, ora va per difendere forte su Dillard molto bene per Jackson, ottimo questo avvio di partita di nuovo di Casale, grande transizione di Casale, sì, in collaborazione fra i due giocatori americani di Casale.
Rocca un po' sfortunato ancora, non va davvero questa sera, non ancora ben coinvolto. Bene Dillard, ancora bene, molto bene Dillard a assistere i compagni. Dillard in crescendo, sì. È già il settimo assist o addirittura l'ottavo assist della sua partita. Va bene Casale, primo vantaggio in doppia cifra, 49-39. Grande difesa di Casale, questa volta battuta da un pick and roll concluso da Rocca, ma bene Casale e soprattutto bene lo sviluppo di transizione. Ottavo assist per Dillard, che ne ha davvero, davvero distribuiti di ogni tipo questa sera, ma tutti molto belli. Fra l'altro 8 punti di vantaggio. Jackson va per sfidare Goldwire, questa volta Goldwire è più forte di lui, al tempo anche per una tripla. Goldwire un po' sfortunato perché la palla poi ricade dopo aver picchiato sul primo ferro. Di nuovo un rimbalzo per Casale, qui Jackson ha rischiato davvero tanto perché di fisico con Goldwire non può competere. No, però spalle a canestro, Jackson lo può attaccare Goldwire. Certo, sì, perché di altezza sì, sicuramente si equivalgono. Bruttini ha un ottimo spunto, Casale addirittura più 10 in questo avvio di terzo quarto, e recupera un buon pallone ancora. Bene Casale con Casini, scarica però in maniera un po' non positiva. Ora un attacco di Iesi che viene fermato da un fallo intelligente di Casale. Peccato, Casini aveva recuperato un gran pallone, c'era la possibilità di un canestro facile, è andato a cercare invece una cosa difficile e una palla persa. Casale 51-41, più 10, aveva addirittura la possibilità di andare a più 12. Ma voglio sottolineare ancora una volta la grande prestazione questa sera di Davide Bruttini, che oltre in difesa a contrastare molto molto bene Maggioli, sta facendo bene anche in attacco quando ha avuto occasioni di andare a realizzare. Qui Santiangeli non vede né Rocca né Maggioli liberi per lo scarico, va per una tripla delle sue direi, perché le aveva messe due molto simili nel primo quarto, nel primo tempo, due a segno in quel caso. Qui non succede niente, 51-41, Casale ancora molto bene anche in difesa. Palla recuperata per Casale, il tiro di Santiangeli questa volta era fuori ritmo, per cui Casale ha la possibilità di allungare ulteriormente. Fase molto positiva questa per la 9+. E Cohen tira fuori Santiangeli proprio per riprovare il contributo di Fallucca, che non era stato sicuramente positivo alla fine del secondo quarto. 10 punti di vantaggio per Casale, diciamo, 7 minuti. Dillard in mezzo all'area, un po' pericoloso anche per l'attacco di Casale stesso, nel senso che non si capisce mai bene cosa possa succedere da Dillard. Questa volta il suo tiro va a sfiorare un canestro, sarebbe stato un gran canestro, però non succede niente. Sul tabellone ancora 10 punti di vantaggio per la formazione di coach Griccioli. Rocca lontano da canestro, scarica per Goldwire. Goldwire deve trovare il ritmo contro Casini, va a trovare comunque un fallo. Davvero bravo questo giovane e razzente americano con numero 12, che in Italia ha giocato già con Forlì e con Brescia, bene soprattutto nella parentesi a Forlì direi, un po' meno bene a Brescia, ma comunque sempre un americano direi di razza per questa categoria. Davvero un buonissimo fisico tra l'altro. Va ora a sfidare ancora l'attacco di la difesa di Casale. Fallucca si perde, Fallucca, e c'è il contropiede ancora per Casale. Dillard va 1 contro 0 a sfiorare la schiacciata, più 12 Casale. C'era stato il tentativo di più 12 prima, è arrivato adesso. Grande difesa di Casale. Casale sta davvero lavorando molto bene in difesa con le collaborazioni, sono difese di squadra. Poi è chiaro che tutto nasce dal contenimento dell'uno contro uno. In realtà l'unico giocatore di Iesi che davvero può impensierire in uno contro uno in velocità è Goldwire, mentre gli altri sono giocatori piuttosto statici, e devo dire che Casale sta lavorando davvero bene su questo tipo di situazioni, cosa che permette peraltro di aprire delle azioni di contropiede senza lasciare schierare la difesa di Iesi, e sono già parecchie questa sera, direi molto di più del solito, quelle che sono le azioni concluse con transizioni veloci o addirittura con contropiede, come è stato in questo caso con Dillard, che è potuto andare addirittura a realizzare 1 contro 0. Paolo, notavo una statistica interessante: 30 punti di Casale in area contro 14 di Iesi. Davvero, come dicevi prima,
non è la sera in cui ti aspetti di avere questo predominio, questa facilità nel giocare sotto, anche se hai rimbalzo, tra l'altro siamo ancora avanti di due rimbalzi. Vero, 20-18. Ma questo deriva soprattutto dalle azioni di contropiede, di transizione, non tanto da azioni giocate contro difesa schierata con tiri conclusi dall'area, quanto perché proprio da una buona difesa Sono nati tanti contropiedi, è vero, però anche tanti pick and roll poi chiusi bene sia da Fall nel secondo quarto e comunque anche da altri compagni. Ora attenzione, un'altra palla che Casale sporca ancora, davvero non lascia respiro la difesa di Casale. Iesi una difesa molto alta, una difesa che parte dalla zona offensiva praticamente, che ruba secondi a Iesi. Direi questa è una buona intuizione da parte dello staff tecnico di Casale. Davvero molto ben letta e preparata la partita da Griccioli e Valentini e dallo staff. Ancora una palla sporcata, Bruttini, un altro console della difesa è aggiunto, oltre a Casini che magari è quello più designato. Più che console direi quasi ministro per quello esatto, che sta facendo. C'è un ministro sera. Per lasciare il ministero a Casini o a De Vecchi di Sassari, che è un po' il ministro della difesa per eccellenza del campionato italiano. 53-41 più 12, Casale difende ancora bene, Maggioli deve scaricare sotto per Rocca magistralmente. Bellissima combinazione fra i due. Sì, Rocca è davvero un maestro nel prendere posizione, giocatore senza talento assolutamente, ma con una costanza di rendimento incredibile. Sì, qui Casini rischia qualcosina in questo arresto un po' complicato. 10 punti ancora di vantaggio. Dillard scarica ancora un ottimo pallone per Cutolo, che non è ancora entrato in ritmo in attacco. Ha fatto direi una buona cosa in difesa, però in attacco non ancora. Borsato, un metro per lui, è subito un gran canestro, un giocatore che secondo me bisogna stare molto attenti a non accendere. Parziale di 5-0 per Iesi, 53-46, e Casale deve assolutamente contenere questo ritorno di Iesi, è il momento decisivo della partita. 25esimo minuto, appena scoccato, un fallo di Borsato per fermare Dillard, ma è un fallo diciamo un po' lontano dal canestro, azione che deve ancora nascere, direi un fallo un po' male speso da parte della difesa di Iesi. Beh, però è solo il primo fallo di squadra. Sì, per carità. Sono già giocati 5 minuti di questo terzo quarto, sì, solo il primo fallo. Ci poteva stare, per carità, nell'economia del match. 7 punti di vantaggio per Casale, che comunque ha il pallino del match in questo momento in mano. Qui un po' storto il tiro di Dillard che però recupera il suo rimbalzo, mette i piedi a posto, con i piedi a posto Dillard sfiga un bel canestro. Personalità di Dillard, che ha sbagliato un facile appoggio, ha conquistato il rimbalzo d'attacco sul suo errore ed è andato a realizzare. E qui deraglia Goldwire e rischia anche di... Oh, una schiacciata sbagliata di Casini, stavamo per commentare un canestro fatto per Casale, applausi comunque dal pubblico di Casale per un giocatore che... è stato un po' sfortunato in queste ultime azioni. Qui era davvero un canestro più che fatto. Peccato, palla recuperata da Casale in difesa, altro contropiede con Casini che sembra un giocatore non tanto atletico, in realtà una terra incredibile. L'errore che ha fatto Casini in questo caso è stato voler andare a schiacciare con la mano debole, perché è andato a schiacciare con la mano destra e malgrado la buona spinta coi piedi ha sbagliato poi la schiacciata. Peccato, poteva andare addirittura più 11 Casale, invece si riparte col 55-46 più 9 comunque. Da segnalare comunque la buona difesa ancora prima su Goldwire era andato un po' a testa bassa, è un po' colpa sua, un po' il fatto che Casale si è chiusa di nuovo molto bene, è anche un po' scivolato. Sì, mettiamo tutto, però Casale non ha lasciato quello spazio e qui attenzione, poteva essere un'infrazione anche qua di palla accompagnata. Borsato va a mettersi in proprio dopo e trova anche un fischio e un canestro. A quel punto Borsato davvero è andato molto bene in uno contro uno, sembrava però un'infrazione ai danni dello stesso Iesino. Sì, in questo caso direi un errore della difesa di Casale, perché non è arrivato l'aiuto da lato debole. Jackson ha commesso l'errore di far andare via Borsato, che sicuramente non è un fulmine di guerra, ma poi da lato debole non è arrivato l'aiuto, per cui Borsato è riuscito ad andare a realizzare un canestro facile subendo anche il fallo e quindi avendo la possibilità di andare in lunetta per il supplementare che realizza, per cui è di nuovo un meno 6 solo, sì, per Iesi nei confronti di una Casale che forse per quanto espresso sul campo meriterebbe un po' di più. Sì, attenzione a Borsato che ha siglato di nuovo tre punti dopo i tre in precedenza, questa volta confezionati con un 2 più 1, prima era stata una tripla. Amato, che stasera si è visto poco, va di nuovo a pasticciare con lo scarico di Borsato, che dopo il recupero ancora una schiacciata sbagliata di Gaspardo, una cosa davvero rara da vedere, una doppietta di
di schiacciate sbagliate. In questo caso anche si è aggiunta una buona difesa della Junior che ha evitato una schiacciata facile. È arrivato Cutolo che anche lui ha dei mezzi atletici incredibili, ha saltato da dietro e è andato a disturbare la schiacciata di Gaspardo che poi è andato a schiantarsi per fortuna per Casale. Amato che ha bisogno di trovare un po' di serenità dopo uno scarico davvero poco brillante in precedenza. Scarico che arriva invece ora di Casini per Jackson. Jackson va a giocarsi in uno contro uno, spallacanestro, scarica per Amato, poi Casini dall'angolo, mette il piede a posto, Casini ancora segno, 4 su 5 per lui questa sera dalla distanza. 57-49. Questo era da 2 solo, da 2, viene dato da 2, il piede sulla linea. Viene dato da 2, quindi solo da 2, quindi è comunque il punto numero 11 per il gaucho argentino. 8 punti di vantaggio per Casales, ancora tripla di Borsato che ormai è in ritmo, rischia anche qualcosa Amato e si lamenta Borsato perché potrebbe essere anche un gioco da 4 punti. 5 punti di Iesi, ma attenzione perché Borsato ne ha siglati 9 in quasi in pochissimi istanti. Ancora Jackson, scarica per Cutolo, Cutolo può prendere questa tripla, la sbaglia. Maggioli tira giù un gran rimbalzo. 5 peccato punti. Perché Cutolo è un buon tiratore da 3 punti, è in una fase in cui non gli entrano dei tiri abbastanza facili, abbastanza aperti, e Iesi sta ritornando in partita. Buona difesa però di Cutolo che va a costringere Gaspardo al fallo in attacco. Questo vale come un canestro perché Iesi sta rientrando e ha un meno 5. Se Iesi avesse realizzato su questo possesso sarebbe diventata davvero dura. Tra l'altro Iesi sta giocando complice il fatto che Borsato ha un'ottima produzione offensiva, Cohen sta rischiando un po' tenendo fuori Goldwire. Goldwire che forse è anche stato un po', ho visto rialzarsi un po' male da quell'entrata un po' conclusa male in precedenza con la scivolata. Vedo che insomma non Cohen lo sta ancora centellinando, quindi probabilmente un attimino di riposo per lui. È un po' claudicante, torna in panchina fra gli applausi meritatissimi del pubblico, intanto Bruttini, un po' claudicante Goldwire che infatti è in fondo alla panchina che sta facendo esercizi di stretching, probabilmente un po' di elongazione del muscolo nella scivolata precedente. 5 punti di vantaggio per Casale, Dillard va a scaricare per Cutolo, Cutolo senza paura, una tripla per Cutolo che aveva bisogno come il pane di questa infrazione, adesso un palo in attacco, è Cutolo e questo giocatore qui, gran difensore, grandi letture difensive. Sì, Cutolo ha messo questa tripla, poi si è accorto che Iesi stava cercando di ripartire con un lancio lungo per un giocatore al quale lui stava davanti, per cui si è messo e ha costretto allo sfondamento, ed è il secondo sfondamento a cui costringe gli avversari Donato Cutolo in questo caso. Grande presenza di Cutolo in questo momento. Sì, presenza proprio di spirito perché c'era e si è messo nella situazione giusta proprio per far commettere quel fallo, è arrivato in automatico, non c'erano dubbi. Casale molto bene in questo frangente grazie a Cutolo e anche a Dillard che ha scaricato un ottimo pallone. 60-52 più 8 Casale, possesso che deve cercare di monetizzare. Dillard questa volta pasticcia. E davvero alterna delle giocate eccellenti. Dillard ne ha 9 assist oltre a 6 punti, però ha anche delle palle perse abbastanza pacchiane per lui. Davvero 8 punti di vantaggio, però Casale aveva bisogno di un'azione positiva in questo caso. Qui ha perso la maniglia Dillard, ha attaccato la difesa, su di lui c'era Maggioli, quindi era anche giusto provare ad attaccare per fare magari un arresto in centrale per poi uno scarico, un layup. Ha perso la maniglia, la palla gli è scivolata. Devo dire che c'è molta umidità, il parquet continua a bagnarsi, anche la scivolata di Goldwire era per quello, quindi il pallone probabilmente bagnato è sfuggito dalle mani di Dillard. Anche Casini l'abbiamo visto più volte avere un po' di difficoltà nel controllare il pallone e l'equilibrio. Lukic per Goldwire che rientra in campo in questo momento. Goldwire va a attaccare lui, scarica per Lukic, fuori per, ancora per Santiangeli, scarica ancora molto bene per Borsato. Borsato ancora 12 punti per lui in seguito, tra l'altro buonissime rotazioni difensive di Casale che erano riuscite comunque ad andare a colmare i buchi creatasi. Peccato che Borsato sta davvero facendo grandi cose. Sì, io avevo questo presentimento, giocatore di grande davvero precisione, si è messo in striscia. Cutolo dalla parte opposta non trova la seconda conclusione consecutiva a segno, c'è un buonissimo rimbalzo però in mezzo all'area per Amato che se da playmaker non sta facendo granché.
ha comunque avuto un ottimo spunto. Ora una palla ancora in attacco per Casale, è stata un po' fortunata qua Casale. Perso palla Casini, l'ha recuperata subito con un rimpallo e c'è il fallo commesso credo proprio da Borsato. Esattamente, il terzo fallo di Borsato, non sarebbe male cercare di attaccarlo per costringerlo al quarto. Considerando quanto sta dando per Iesi in questo momento Stefano Borsato, 12 punti in un amen, 5 punti ed è grazie a questi canestri che Iesi è rimasta davvero incollata, perché sennò Casale si potrebbe dire che stava comunque legittimando un vantaggio in doppia cifra. C'è un'infrazione di passi per Casini, ai, perché qui Iesi può mettere di nuovo il naso vicino a quello della Junior. Ed è un peccato perché fra l'altro Casini ha messo la palla a terra e poi si era alzato con un bellissimo tiro, un bellissimo jumper da 4 metri che era anche andato a canestro. Niente da fare, 60-55 per Casale, si entra nell'ultimo minuto di gioco del terzo quarto. Due soli possessi dividono le due squadre, Goldwire che è stato silente in questo terzo quarto, d'altronde Borsato si è preso tutti, attenzione, guarda Borsato subito va a attaccare Amato, ci sarà probabilmente un, di nuovo un tiro di parte sua, ancora segno, è un giocatore di grandissima tecnica. Una transagonistica questa, è chiaramente una transagonistica di Borsato, però bravo lui e Casale che purtroppo si fa rimontare da un vantaggio massimo di 12 punti, 60-57 quando si va verso la conclusione del terzo quarto. 3 punti di vantaggio, Amato in possesso di palla, 22 secondi, 5 secondi ora per l'azione di Casale, ottima lo spunto di Amato che dopo aver quasi fintato uno scarico in angolo ha invece trovato fall sotto canestro, quando mancava ormai un secondo alla fine dell'azione, Fala ha trovato un buonissimo fallo ed è proprio il quarto di Borsato, ottima notizia per Casale. Sì, peccato la notizia non buonissima invece che in lunetta ci andrà proprio fall che non ha nella tecnica dal tiro libero la sua arma migliore, speriamo ovviamente di essere smentito. Mancano 17 secondi e 76 centesimi al termine del terzo quarto, più 3 Casale, fall in lunetta per 2 liberi. Sì, non sigla il primo, Borsato si è immolato per la causa, se possiamo così dire, se ha speso un quarto fallo che poteva essere evitato, ma avrebbe probabilmente non evitato il canestro facile di Falin, una schiacciata che avrebbe dato fiducia a Casale, ma segno il secondo, ci mette una pezza a fall e rimangono quindi 2 possessi di vantaggio per Casale, ci sono 17 secondi da giocare per Iesi che non avrà in questo caso Borsato fra le opzioni offensive. Io ci gioco 10 euro buoni che Goldwire a questa fine di questa azione andrà probabilmente a un tiro, a meno che non scarichi per un compagno. Goldwire viene costretto a proprio uno scarico e c'è un canestro che non arriva perché fa buona guardia la difesa di Casale, ma Jolly viene evitato il suo tiro. 61-57 più 4 punti per Casale, diamo la linea alla regia, ci sentiamo fra poco.
4 punti di vantaggio per Casale quando ricomincia ora il quarto periodo e quindi ricomincia la partita della settima giornata di Lega 2. 61-57 il punteggio, Novi più Casale in vantaggio di 4 lunghezze sulla Fileni Iesi. Dillard in possesso di palla, scarica per Jackson, Jackson elude molto bene Santiangeli, un po' lungo il suo tiro, non va a segno Jackson che è un po' il signore degli avvii di partita, non è, in questo caso non ha siglato subito il primo canestro. Comunque sono 15 punti realizzati da Jackson, rimane il miglior realizzatore della squadra e della partita. Dall'altra parte Borsato con 14, da segnalare la media del tiro da 3 punti di Iesi proprio grazie a Borsato. Mentre vediamo un bel canestro di Mason Rocca, dicevo Iesi che sta tirando con un signor 7 su 15 da 3 punti grazie soprattutto alla media di Borsato. Attenzione, più 2 solo Casale. Movimento da centro navigato e vecchio stampo per Mason Rocca, però ovviamente è una situazione di gioco che ci si poteva aspettare. Qui Cutolo va a attaccare molto bene la difesa di Iesi, va a costringerla proprio a un fallo. Vediamo chi viene sanzionato, direi Rocca. È il terzo fallo per lui, per Mason Rocca. Sì, terzo fallo per Rocca, intelligente la lettura di Cutolo ancora una volta, che vistosi marcato molto lontano da canestro ha deciso di mettere la palla a terra e di attaccare Rocca, che ovviamente fa fatica a contenere la penetrazione sugli spostamenti laterali andando a conquistare 2 buoni liberi. Paolo, volevo farti discutere su un'osservazione, valutazioni fra le due squadre 75-52, davvero non, molto ampio il divario a favore di Casale, che forse il lato negativo di questa cosa è che non è riuscita a concretizzare una superiorità a tutto campo. Sì, infatti io non avevo letto questo riscontro numerico, ma già prima ti avevo detto che secondo me Casale non sta raccogliendo per quello che ha seminato. Maggioli fuori con un po' di fatica, ma ancora positiva il suo scarico. Santiangeli, una tripla importante che poteva avvicinare molto Iesi, addirittura almeno uno, non va a segno. Dillard bene, ora bene per come la innesca, mamma mia falle, non riesce a concretizzare un terzo tempo 1-0. Iesi nella fog, Goldwire ancora una volta non va più veloce lui dei compagni, non riesce a coinvolgere. Dillard aveva costruito il suo decimo assist potenziale. Però ancora una volta quello che avevamo sottolineato anche prima, fall servito in corsa, fa molta fatica, infatti anziché andare a schiacciare ha cercato un appoggio ma non ha mani buonissime, per cui ha sbagliato. Per fortuna di Casale, Goldwire ha buttato letteralmente una palla nel magazzino del Palaferraris. Casale mantiene il più 4 e dà il possesso palla. 8 minuti, 2 minuti sono passati nel quarto decisivo. Iesi difende su Casini va a sfiorare la quinta tripla sarebbe stata la quarta perché quella di prima è stata annullata dal piede sulla riga. 3 su 4, anzi 3 su 5 a questo punto, 60% comunque una percentuale stratosferica su grandi numeri. Casale spende un fallo, 4 punti di vantaggio solo, davvero Casale sta raccogliendo poco, nel senso che continua a difendere bene. Non solo, ma sta anche attaccando bene. L'ultima azione è stata costruita benissimo da Dillard, che ha pescato Casini tutto solo fuori dalla linea dei 3 punti. Purtroppo il pallone non è entrato. Qui Fall sta per recuperare un pallone, ci mette nella manona, però Maggioli fa valere il fisico e anche un po' di esperienza. Qui Goldwire vuole sfidare Dillard, scarica per Maggioli. Santiangeli, un po' l'attenzione uguale a quella precedente. Rocca, che fatica, e scarica ancora per Maggioli, un rimbalzo offensivo per Ukic fuori per Goldwire la tripla. Alla fine non siamo riusciti a portarla a casa questa azione. Peccato, Casale era riuscita a costruire un'altra buona difesa, però purtroppo ha concesso un rimbalzo offensivo che si è dimostrato assolutamente letale, e Iesi ha almeno uno. E qui c'è Casini in scarica per Jackson va a un'azione personale molto buona, di talento questo tiro, questo canestro di Jackson. Gran canestro di Jackson qui, veramente un gran canestro. Rischia ancora un'infrazione Iesi, magari non in maniera clamorosa come prima, però fatica comunque buone le letture difensive di Casale che costringono fin dalla rimessa a faticare molto alla formazione marchigiana. Ukic va per uno scarico, questo è netto il fallo di Cutolo che era in ritardo. E per fortuna c'è stato questo fallo. Sì, perché si era aperta comunque un'autostrada e poi c'era Rocca completamente solo sotto canestro. Questo è un fallo davvero intelligentissimo. Più 3 Casale, 65-62, ritorna sul parquet Capitan Martinoni e va a rilevare un comunque positivo Cutolo. Vediamo quanto
aspetterà ancora Giulio Griccioli a rimandare sul parquet Bruttini. È chiaro che lo sta centellinando, ne sta centellinando l'utilizzo e le energie, sì. Ma Bruttini è stato un fattore in questa partita. Sì, ad esempio anche Martinoni è rientrato adesso dopo un letargo di alcuni minuti. Goldwire che non ha avuto un grande secondo tempo, qui secondo me c'era quasi un'infrazione di passi di Ukic, che scarica ancora, che presenza di Ukic, nonostante la grande difesa ha trovato uno scarico bellissimo, canestro del meno uno di nuovo. Certo che Rocca è un'enciclopedia della posizione, sì, sì, nel farsi trovare, sì, sì, nei canestri sporchi, poi nel senso anche in qualche modo improbabili, è davvero un maestro. 6 minuti 18, Casale scarica bene Jackson per Martinoni che finalmente aggiusta la mano dalla distanza, canestro importante del capitano. Fondamentale in questa fase di partita in cui Iesi rischiava davvero addirittura sorpasso, grandissimo canestro di Martinoni, ma attacca bene Casale, non c'è nulla da dire. Jukic mette giù la palla e c'è un fallo, fallo di in Rocca, attacco, fallo questa in attacco. Volta Rocca si è fatto un po' trovare... con le mani nella marmellata, perché ha bloccato in maniera irregolare a favore del compagno. Beh, si era aperta un'autostrada davanti al compagno, lui ha usato il corpo per aprirgliela ancora di più, per fare diventare un'autostrada a quattro corsie, e l'arbitro è giustamente intervenuto, per fortuna di Casale, che si riporta dal 68-64, si riporta in attacco, quindi con un possesso e un più 4 assolutamente importante. Quattro falli per Rocca, tra l'altro, e quattro per Borsato, insomma sono stati due giocatori forse più positivi della formazione marchigiana nel secondo tempo. Sono in campo ancora entrambi, ma intanto c'è un canestro di Dillard, questo è un canestro di talento puro. 6 punti di vantaggio per Casale, tornano a essere due possessi pieni, e questa è una bella notizia, perché insomma Iesi stava mettendo un po' la freccia per tra Rocca e anche la pericolosità di Goldwire. Poi c'è sempre Maggioli che forse si è fatto vedere poco, però potrebbe essere un fattore. Certamente, infatti intanto c'è stato un contatto subito da Dillard in occasione del canestro precedentemente realizzato, quindi un po' claudicante Dillard. 70-64 con Rocca che fa sportellate con Fall e Goldwire che cerca di attaccare Jackson. Goldwire da esterno, più che da playmaker, quasi proprio da point guard, va a una conclusione davvero difficile. Bene, ancora Casale in contropiede con... Casini che però non preferisce non rischiare la tripla. Dillard scarica, oh, questa volta male. È incredibile pensare che l'autore di 9 assist riesca anche a fare delle palle perse così clamorose. Ah, ma poi soprattutto Casale aveva la possibilità di andare a realizzare in superiorità numerica. Casini ha riaperto fuori, siamo andati a buttare via un pallone. 70-64 con una buona difesa di Jackson, direi la miglior prova di Jackson comunque da quando è a Casale. Decisamente sì. Jukic per Goldwire, ancora Borsato si rimette in ritmo, no, non è così, poi c'è un rimbalzo conteso con Martinoni che fa la voce grossa nonostante renda qualche centimetro a Maggioli. Martinoni è stato molto bravo nel tagliafuori, è riuscito a mettere il suo corpo fra il canestro e Maggioli e quindi è riuscito a prendere questa spinta. Una buona palla recuperata, importante questa per Casale quando mancano 4:49, e Casale che può controllare questa azione da un più 6. 4 minuti e 45, fallo ora di Santi Jukic. Bravo Dillard a non spingere troppo, perché rischiava anche forse in qualche modo di cadere nel tranello e rischiava il fallo al contrario. Buona notizia per Casale è che è stato commesso il quarto fallo, quindi ieri in bonus c'è una ammonizione ufficiale comminata all'allenatore Piero Cohen. Casale può ripartire, c'è un cambio, intanto viene rimandato sul parquet Santiangeli al posto di Jukic. Casale che ripartirà con una rimessa in zona d'attacco, 19 secondi a disposizione per portare a termine questo attacco e più 6, però adesso c'è una bella decisione cervellotica da parte dell'arbitro, la palla non era nemmeno in gioco, è stato sanzionato un fallo in attacco ai danni di Fall, il suo quarto fallo. Fall stava cercando di portare blocco per l'uscita di Dillard, la palla non era, ripeto, ancora stata rimessa, no, sul parquet, e peccato perché Casale perde l'occasione per allungare ulteriormente. 4:40, 70-64. Troppo evidente il contatto, forse giudicato per gli arbitri per passarci sopra. 70-64, Borsato per Goldwire, Maggioli che praticamente non ha segnato nel terzo quarto.
Rocca molto bravo e qui però c'è un gap di esperienza davvero troppo ampio, anche forse per gli arbitri a livello visivo era troppo facile vedere queste cose, e quindi il quinto fallo di Fall, direi. È il quinto fallo di Fall, scusate il gioco di parole, quello che potrebbe essere non una bruttissima notizia è che questo fallo manda in lunetta Mason Rocca, che per quanto sia migliorato negli anni non ha sicuramente anche lui, come avevamo detto anche per Fall, nel tiro libero la sua arma migliore. Anche se molto migliorato, io certo l'ho detto, è stata la premessa. Certo 70-64, Rocca potrebbe ricucire un po', chiaro che non è la sua specialità, infatti sbaglia, però in tanti anni in Serie A abbiamo visto davvero, nonostante la meccanica sia davvero rivedibile, l'efficacia alla fine sia così migliorata. Sbaglia però anche secondo Rocca. E in questo caso sì, Casale è stata abbastanza graziata perché c'era una palese invasione prima del tiro da parte di Bruttini. Sì. Bene così. Martinoni, scarico per Jackson, il più continuo e d'altronde anche il miglior marcatore della Junior in questa serata. Jackson ancora bene per Martinoni, Martinoni dall'altra parte, cambia l'angolo ma non l'efficacia, rimane molto positiva, tripla del capitano, seconda tripla consecutiva, Casale che torna a respirare a più 8. Era questione di fiducia, il capitano è andato in fiducia, ma molto bene Jackson, è molto molto bene Jackson anche in questa azione, molto lucido. Rocca sportellate con Bruttini, Rocca continua a avvicinarsi al canestro, scarica per Maggioli, Maggioli per Santiangeli, c'è un contatto anche con Maggioli, con Martinoni che rialza polemicamente Santiangeli dicendogli di alzarsi, c'è un tecnico, qui Martinoni se n'è andato a cercare. Qui Martinoni ha sbagliato lui secondo me, non so se c'è il doppio tecnico, comunque il tecnico a Martinoni penso che sia stato fischiato. No, il tecnico assolutamente no, il tecnico è stato dato a Santiangeli. Ah, a Santiangeli solo? Assolutamente sì. Allora, secondo me gli arbitri hanno lasciato correre prima su quel contatto che Santiangeli forse aveva esagerato. Poi Martinoni l'aveva tirato su l'avversario dicendogli di non simulare, tornando forse c'è stata qualche parola di troppo. No, Martinoni sportivamente è andato a tirare su Santiangeli, Santiangeli l'ha mandato tranquillamente a quel paese in modo abbastanza evidente, gli arbitri l'hanno visto e sanzionato andando a combinare questo tecnico che potrebbe riportare Casale a un vantaggio consistente. Primo tiro libero realizzato da Casini, 73-64, ancora un libero per Casini, 2-2 per lui, e si riprende con un possesso di palla con Casale che torna a un vantaggio in doppia cifra. Potrebbe essere la spallata decisiva della partita, tocchiamo pure ferro, però Casale insomma torna a più 10 dopo tempo in memore. Certamente, con una buonissima produzione offensiva da parte di diversi giocatori, Martinoni che arriva a quota 17, 16 Jackson, Casini 13. Jackson ancora in possesso di palla perché come dicevamo dopo il tecnico ci sono due liberi e poi anche la palla in mano. 3 minuti e 25, Casale deve gestire bene i prossimi 2-3 possessi offensivi, magari pensare di incrementare ancora per poter stare tranquilla. Sbaglia il primo, il tiro, ma c'è un rimbalzo offensivo di Bruttini che non converte in canestro. Martinoni costretto a commettere fallo, poteva davvero starci un più 12, non sarebbe stata nessuna polemica. Tiro preso benissimo da Jackson, è uscito di poco, benissimo Bruttini a rimbalzo d'attacco che però sul tapping non è riuscito a trasformare. Fallo di Martinoni, 2 tiri liberi regalati a Goldwire. Peccato Casale dal più 12 rischia di trovarsi sul più 8. È davvero, sliding doors, in questo caso potrebbero essere negative per la Junior, per davvero un momento che poteva arrivare a 4 possessi di vantaggio, invece si rimangono praticamente solo 2 e un pezzo. 74-66, Dillard bene in modo in cui si divincola della guardia avversaria, Jackson senza paura dalla parte opposta, quindi vicino al canestro d'attacco. Casale ha un'occasione importante da sfruttare, Jackson deve attaccarlo assolutamente, a 4 falli Rocca difende bene ma alla fine Jackson ha la meglio. 76-66, Jackson mi è piaciuto molto questa sera. Assolutamente sì, l'abbiamo commentato, certamente la miglior partita di Jackson da quando è a Casale. E anche lo spauracchio Maggioli dalla distanza non va a segno, Casale che ha tutto a questo punto per un match point in mano, 2 minuti e mezzo, nel basket si può dire tutto fino alla sirena, per carità, però 10 punti palla in mano, 2 minuti e mezzo,
insomma, è un buon modo, diciamo, per partire che questa volata. È importante. In questo caso Dillard esagera un po'. Spinge il contropiede Goldwire, Goldwire per Borsato, Borsato è caldissimo, però non lo è più come prima. C'è un rimbalzo lasciato dalla Junior alla fine nelle mani di Goldwire. Liberissimo Jukic per provare una tripla. Eccolo dall'angolo, sbaglia anche lui di passaporto danese, non va a segno. 10 punti e Casale che mette le mani sul match. 2 minuti da giocare, più 10 Casale. Casale che vede premiati i suoi sforzi difensivi e la sua lucidità. Devo dire che stasera molto più lucida, la 9 più di tante altre occasioni. Sì, anche con tanto talento offensivo finalmente mostrato tra Martinoni, Jackson, Dillard nelle, in alcune letture. Ma va vicinissimo Martinoni alla terza tripla del suo quarto periodo. All'ultimo secondo Casale sbaglia però il canestro. Avrebbe detto alla fine della partita, c'è comunque un fallo ora ancora, 76-76, un minuto e mezzo. Martinoni sta diventando davvero un giocatore di esperienza incredibile. Io l'ho sempre, anche gli anni scorsi nelle telecronache, l'ho sempre chiamato il giovane vecchio. Martinoni, non dimentichiamo, è dell'89, quindi ha soltanto 24 anni, ma un'esperienza, un modo di stare sul campo di un giocatore di 35 anni. L'ha dimostrato in questa circostanza andando a commettere nuovamente un fallo su Rocca, che è reduce da uno 0 su 2 in lunetta. Questa volta non è premiato tantissimo perché Mason Rocca realizza il primo libero, però comunque è stato evidente a livello di scelte che l'ha voluto fare. Certo. E l'ha fatto anche nei termini, senza rischiare un antisportivo peraltro. 2 su 2 per Rocca, quindi 3 su 4 per... anzi no, scusate, era 2 su 4 perché prima aveva fatto 0 su 2. In sostanza, time out di Griccioli, 76-68, 1 minuto 31. Casale, davvero, ancora un paio di azioni buone e può magari pensare di festeggiare. Deve gestire questo vantaggio, il che non vuol dire nascondersi, deve continuare ad attaccare, magari dopo aver fatto scorrere come nell'occasione precedente almeno un 15-20 secondi per arrivare all'orologio sotto il minuto. Dicevamo, Casale sicuramente una prestazione di carattere ma anche di lucidità, perché mi sembra che sia stato eseguito il piano partita sia in attacco che in difesa in modo più che egregio. In attacco, andando a cercare numerose volte Jackson a spalle a canestro per cercare di sfruttare dei mix match, e Jackson ha risposto presente, perché per la prima volta da quando è a Casale è arrivata una quota cospicua di bottino personale, 19 punti da lui realizzati in 33 minuti e 32 secondi di utilizzo. Dillard non è stato validissimo a livello di produzione e di realizzazione, ma assolutamente da sottolineare i 9 assist smazzolati, addirittura vicino a quella che potrebbe diventare una doppia doppia, 8 punti realizzati, 9 assist. Molto molto bene Bruttini e molto molto bene capitan Martinoni, che dopo qualche errore si è sbloccato, 16 punti per lui e 5 rimbalzi totali. Si riprende, a te Alessandro. 5 rimbalzi anche per Dillard, tanto per completare il discorso sull'americano. Casale deve gestire assolutamente questo possesso, lo fa abbastanza bene, perché Jackson riesce a farsi commettere addosso un fallo anche abbastanza violento. Casale che avrà 2 liberi a questo punto. Jackson è stato molto freddo e glaciale qualche domenica fa al debutto per mandare all'overtime la partita con Barcellona dalla lunetta. Una coppia di liberi potrebbe davvero rimandare Casale a più 10 e dire quasi la parola fine sulle sorti di questo match. Però aspettiamo a parlare. Martinoni si avvicina a Griccioli per 2 parole, approfittando della pausa tecnica di questa partita. Jackson in lunetta sigla il primo libero, applausi per lui. 20 punti per l'americano, che ha avuto trascorsi già in Europa, in Polonia. Invece il rookie Kevin Dillard questa sera va vicino a una serie di assist molto importante. Altro timeout, d'altronde questa volta è Cohen che vuole organizzare un gioco offensivo. C'è tanti punti da recuperare con poco tempo a disposizione. Bene DJ, bene David Jackson in questa partita, dicevamo la sua miglior prestazione in canotta rosso-blu. Anche in questo caso si è dimostrato carico e freddo, 2 su 2 per lui, 21 sono i punti realizzati da Jackson. Ma bene, bene Casale, a prescindere dal minuto 28 che manca ancora per arrivare a portare in porto la barca rosso-blu, bene, perché Casale sta dimostrando comunque una crescita. Io
ne sono personalmente convinto, l'avevo anche detto prima della partita, questa è una squadra destinata a crescere, perché sul valore di giocatori come Martinoni e Bruttini credo non possano esserci assolutamente dubbi, e questa sera entrambi l'hanno dimostrato, così come Cutolo, che alterna cose non bellissime a cose di assoluto valore. Poi ci sono i giovani, e i giovani, se utilizzati a dovere, non possono che crescere quando c'è il talento, e i due americani certamente hanno nel loro potenziale di più di quanto non hanno dimostrato fino ad oggi. Tutto questo ci fa pensare che Casale è una squadra destinata a crescere con l'andare del campionato. Importante, fondamentale portare a casa questi due punti questa sera. Sì, Jukic per Borsato, riprende il gioco Maggioli, lo spazio per una tripla, la tira, ma è molto storta, addirittura un airball Goldwire, però molto bene nella lettura, c'è un'altra tripla di lo stesso Goldwire, rimbalzo ennesimo di offensivo di Iesi. E alla fine il più bravo di tutti, come sempre, è Mason Rocca, che è il più concreto, riesce a ottenere un fallo, e quindi solo lui riuscirà forse a muovere il punteggio per la formazione marchigiana. Ha cercato la conclusione da tre punti in due occasioni Iesi, prima con Maggioli che ha tirato malissimo, poi con Goldwire che ha sbagliato, però due rimbalzi offensivi concessi a Iesi. Vediamo se Rocca si ripete dalla lunetta, questa volta sbaglia, e quindi mi viene da dire altro buon fallo commesso da Martinoni. Adesso bisogna assolutamente recuperare il rimbalzo su un eventuale altro errore di Rocca. Rimbalzo conteso fra Maggioli e Bruttini, probabilmente non ce n'è bisogno perché Rocca va a segnare il meno 9, tre possessi pieni di vantaggio per Casale, rischia qualcosa, però Jackson scarica bene per Casini, Casini per Bruttini, che si vede sporcato il passaggio il possesso da Rocca. Beh, c'è il pressing, logico, sì, pressing di Iesi per cercare di recuperare. Adesso Casale deve passare la metà campo. Ma ora i lunghi dovrebbero in qualche modo andare un po' più lontani e evitare traffico. Bene, 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 c'è il fallo commesso da Casini, che in queste situazioni si dimostra un giocatore molto esperto e molto intelligente. Casini va a subire un fallo che gli darà la possibilità di andare in lunetta per due tiri liberi, 1:11 più 9, e potrebbero addirittura diventare più 11 in caso di un 2-2 auspicabile da parte Casini, di Carlos Casini. Dopo alcune prestazioni offensive non molto positive, va a una serata da 13 punti più eventualmente il secondo libero, perché il primo l'ha sbagliato, e avrebbero potuto essere di più, ricordiamoci, sì, quella clamorosa schiacciata stampata sul ferro, ma poi un'altra azione offensiva in cui poteva quasi siglare due punti, non è stato così. Va comunque al 14° punto personale, 79-69, Goldwire, ora c'è solo da limitare lui e Borsato, forse con una penetrazione si alza Borsato, che ormai prova, ha perso lo spunto dopo quella striscia strepitosa del terzo quarto. Fallo ancora della difesa rossoblu, grande presenza offensiva di Rocca, sì, che è l'ultimo a morire. Sì, assolutamente sì, davanti a questo giocatore possiamo soltanto tanto di cappello, davvero sì, toglierci il cappello, un giocatore che ha calcato i palcoscenici importanti della 1, è stato in nazionale, adesso qui in Lega 2 e gioca con la stessa voglia, lo stesso entusiasmo, la stessa dedizione e applicazione che aveva su palcoscenici ben più importanti. Rocca comunque 15 punti, non è mai stato un grande realizzatore. 6 rimbalzi offensivi, 6 rimbalzi conquistati. Sbaglia il secondo, quindi Casale può ripartire sul più 9 e Dillard è bravo questa volta a deludere la pressione. Si mettono anche proprio nelle posizioni giuste i giocatori di Casale. Ora ci sarà probabilmente un fallo di Goldwire, così è. Mi sembra abbastanza sterile questo tentativo di Iesi, però giustamente c'è anche una differenza canestri da cercare comunque di limitare in previsione anche del ritorno e di una classifica comunque generale. Ovviamente la partita finisce al 40° e solo all'ultimo avremo il punteggio finale, 79-70 che diventa 80-70 con 10 punti di vantaggio per Casale, che possono diventare addirittura 11, e così è. E Dillard che va in doppia cifra. E ancora un time out chiesto da Iesi, perché probabilmente c'è proprio questo discorso di chiudere non solo tanto con onore, ma di chiudere con il minor gap possibile. Sì, ma non credo sia solo questo, Alessandro. Anche per questo mentale. Esattamente, penso che un allenatore abbia il dovere di trasmettere ai propri giocatori la voglia e la volontà di giocare fino al 40°, di provare ad andare a far canestro fino all'ultimo secondo, anche per andare via da questa partita, anche se persa, comunque non con il ricordo di una debacle o di aver sollevato le braccia anzitempo. Paolo, una serata è molto indicativa della difesa di Casale, serata difficile sia per Goldwire che per Maggioli, che
nella teoria dovrebbero essere invece i giocatori più prolifici. Goldwire se ne uscirà con un bottino presumibilmente sotto i 15 punti. Ma è chiaro che la difesa impostata nel piano partita da parte di Griccioli era chiaramente votata al contenimento di questi due giocatori. Ovviamente sono stati lasciati un po' di spazi inevitabilmente ad altri come Santiangeli e come Borsato, ma sicuramente il piano partita ha premiato. È così, 11 punti di vantaggio per Casale, esce ora dal time out la formazione casalese e quella iesina. Riprende dalla zona d'attacco proprio la Fileni, Goldwire per una tripla probabilmente appena troverà lo spazio, eccolo così, l'abbiamo chiamato, 17° punto per lui, si avvicina addirittura ai 20, però ci sono solo pochi secondi ormai da giocare, un fallo di Borsato e Jukić in comproprietà. Ferma comunque molto presto il cronometro la formazione iesina, è il quinto fallo di Borsato. Altri due tiri liberi per Dillard che grazie ai viaggi in lunetta sta pian pianino aggiustando il suo tabellino, rimpolpando il suo tabellino, è a quota 11 punti realizzati, altri due tiri liberi per Dillard. Mi piacerebbe che in questi 39 secondi potesse esattamente per realizzare la prima doppia doppia della sua storia italiana, anche se sarà abbastanza difficile visto che ormai ieri ricorre al fallo sistematico. Nel solco diciamo di doppia doppia con gli assist di eccellenti precedenti qui a Casale, Hickman ma anche Levin, mi ricordo che era un abitué di questa speciale statistica. 83-73 Alessandro. Niente, 10 punti, tra l'altro Casper Ware, anche per citare l'ultimo, che si glona una doppia doppia di questo tipo. Casale che recupera un pallone, 10 punti di vantaggio. A questo punto Iesi ha sbagliato anche l'ultimo attacco. Sì, direi che la partita adesso è davvero chiusa. Doppia cifra di vantaggio per Casale, 24 secondi, quindi teoricamente se Iesi non deciderà di commettere ancora fallo, Casale potrebbe andare fino in fondo. La palla viene gestita da Casini, ma vediamo che Iesi continua a difendere. Bene Casale che va ai classici quattro cantoni, quattro angoli per evitare anche di subire il fallo. Lo scarico di Casini per Martinoni. La ciliegina sulla torta per Martinoni. Grande, davvero un ottimo rientro diciamo da starting five. Sì, grande presenza di Casini che ha portato a spasso tutta la difesa di Iesi e poi è andato a servire un assist al bacio per Capitan Martinoni che va a realizzare il suo 18° punto, subisce fallo, va anche in lunetta per il 19. Libero supplementare, 19 punti 19 per lui, Martinoni, 21 per Jackson, 12 per Dillard, 14 per Casini, 8 per Bruttini. Queste le statistiche dei 5 iniziali, tanto va qui fortuitamente Goldwire a colpire, direi fortuitamente, non l'ho visto bene però l'ho visto cadere a terra Casini. Un colpo penso fortuito, sì, così si spiegano così. 10 punti e finisce così la partita. 86 Casale, 76 Fileni Iesi. Seconda vittoria per la Novi Più Casale che domenica sarà chiamata a un impegno particolare in quel di Biella. Assolutamente, il derby a Biella, partita con un fascino assolutamente particolare, però Casale che ci arriva con questi 4 punti in classifica. Torno a ripetere, non devono preoccupare, debbono essere un trampolino di lancio per il prosieguo del campionato. Grande merito va dato comunque a questi ragazzi e all'allenatore che questa sera hanno, oltre a aver vinto una partita e aver conquistato due punti importanti per la classifica, hanno anche fatto vedere buonissime cose a livello tecnico, hanno divertito il pubblico presente. Bene, Casale ha conquistato la vittoria che voleva e che doveva conquistare, che ci voleva per riniettare nelle vene di questa squadra la giusta dose di fiducia. Sfilano i giocatori qua davanti a noi, finisce la partita 86-76, 10 punti di vario fra le due squadre. Casale ottiene la seconda vittoria della sua stagione, ottimo così, avanti così, verso il derby con Biella. Si chiude anche la nostra radio cronaca, ci sentiamo presto sulle frequenze di Radio Gold, buona serata a tutti. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori.